Eccoci qua, Mirko in cabina di regia. Francesco, la purtroppo in voce e in audio. Una nuova Twitchata di Cinema, Stream, serie, ospiti non misteriosi. L'abbiamo annunciato. Giulio Pranno sarà con noi. Benvenuti alla nuova Twitchata con nonno. Poi Mirko, eh, che ha un microfono bellissimo che in video, Ma qua, scusa, ma che te t'ha comprato Bernie? Eh, però non si fa così. Ah, te lo sei comprato te la Disney? Ah, fantastico! Finalmente la Disney che fa qualcosa per noi. Eh, nuova Twitchata stasera in compagnia di Mirko D'Alessio, che sta scrivendo un articolo bellissimo sul Signore degli Anelli. E noi andremo, supereremo ampiamente le ore 22. Si parlerà di tutte le uscite cinematografiche di questa settimana. E in più avremo un ospite bellissimo, fantastico, bravissimo. Giù al secolo Pranno Giulio, un romano che sta già facendo grandi cose un attore e, e quindi oggi parleremo con Giulio che dovrebbe raggiungerci intorno alle 21.30 è eh, l'ennesimo attore giovane che, di cui ci siamo innamorati insieme a Beatrice Grannò che ormai è di casa e, e vabbè Nic che purtroppo <ride> Mirko lo sai ce l'hanno proprio imposto quello, eh, non, eh, non, 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 ce l'hanno imposto proprio i poteri forti e, e poi d'altronde Pupi Avati faceva parte dei poteri forti in, in Buongiorno Presidente e poi, e poi con Giulio dopo Giulio ci lasceremo e parleremo di tutto ciò che è cinema, televisione e serialità in questa, uh, in questa settimana. Giulio Pranno verrà e sarà con noi e combatterà al nostro fianco dalle ore 21.30 in poi. Nel frattempo è bellissimo vedere Mirko. Completamente al buio, con, questo, con questa luce, eh, no, molto Stranger Things. Questa, questa situazione eh, potrebbe anche arrivare un mostro e ucciderlo in diretta. Questo è, questo è uno spunto interessante dal punto di vista drammaturgico. No? Eh, vedere, vedere, vedere uno in Twitch che, che non è collegato come te, che viene massacrato mentre tu stai in diretta. Speriamo che non accada a Mirko D'Alessio, ma qualora dovesse accadere cinicamente. Faremo il resoconto perché non è che io possa intervenire, quello sta a Bergamo. Faremo cinicamente un resoconto, una telecronaca della, diciamo, della situazione. È cripcio, è molto cripcio come situazione. Eh, siamo reduci da una monografia romeriana che ancora, di cui sentiamo ancora l'eco nel, nel corso di questi giorni, insieme a Paolo Zelati e Federico Frusciante, molto bella. Due monografie fa, poi è arrivato François Oson. E poi pochi giorni fa, Chan Wook eh, per l'ultima monografia. Eh, nel frattempo, domani avremo eh, Gabriele Toresani e Giada Mazzoleni per parlare di un cortometraggio molto interessante realizzato da Toresani nel 2012. Eh, parleremo di horror, parleremo di Italia, parleremo di Inghilterra, parleremo di un lupo mannaro. Eh, italiano a Londra che è Gabriele Toresani cercheremo di capire con Giada che cosa sta combinando e quindi nello spazio del bedtime del venerdì mattina staremo con Toresani e la Mazzoleni per chiacchierare e è lo spazio appunto dei giovani cineasti eh, vabbè c'è stato pure Pugliavati eh, senza che ce lo imponesse nessuno nessun potere forte ciao Renata eccola qua è arrivata la nostra eroina incontrata fisicamente dove a piazza San Cosimato la settimana scorsa da Carocci ci torniamo Renata anche alla fine di questa settimana mh, presenterò la finestra di fronte. Domenica sera dovevo starci pure l'altra domenica, ma è, venuto giù la tempe, è venuta giù la tempesta a Roma. E quindi non abbiamo, non abbiamo fatto, è stata sospesa l'arena la, con OSPETEC, ma torneremo con OSPETEC domenica prossima. Eh, quindi quasi quasi ormai dopo domani, visto che questo giovedì sta per finire, sta per finire anche questa settimana. Come al solito, ricca di uscite, perché il cinema è tornato e sta con noi. Il cinema torna anche ad incassare, e il cinema torna a essere anche un'esperienza finalmente possibile eh, anche la sera. Anche fino a tardi, quasi quasi, benissimo. Eh, buonasera, sto tornando dal set di una grande serie internazionale, mi sento in pace, ti voglio bene, la vita è bella stasera, più bella dell'omonimo film di Benigni, ma che meraviglia questo messaggio. Che bello questo messaggio, che... grazie. Siamo molto felici. Beh, insomma, stiamo, stia, stiamo un, po', un po' meglio, mi pare, tutti rispetto a, eh, a qualche tempo fa, noi appassionati di cinema. Eh, riusciamo a mangiare film, a vedere film andare, tornare al cinema, addirittura tu torni da un set va bene, sì, ci becchiamo ci becchiamo lì, allora ci becchiamo cara Renata a, a Piazza San Cosimato domenica sera, chiunque voglia venire, va bene, ci sarà Era, è stato molto emozionante quando ho beccato Renata all'inaugurazione all dell'arena di San Cosimato ormai quasi eh, Beh, insomma, no, una settimana fa, perché era venerdì scorso con eh, gli Psycho Twins, i Dino Boys, eh, i fratelli di Innocenzo, i gemelli di Innocenzo, Fabio e Damiano, eravamo lì con Ileana D'Ambra, Max Malatesta, Gabriel Montesi, eh, eravamo lì per presentare favolacce in una piazza piena di gente, piena di gente. Io ero completamente sotto shock, sono tornato a casa che tremavo, non vedevo così tanta gente... Da, da un anno e mezzo praticamente peraltro era un, è, è stata una situazione molto surreale perché l'ultima volta l'ultima esperienza cinematografica molto forte che avevo avuto legata poi a, a un film che avevo amato diretto da persone che amavo e che amo e che amerò sempre Fabio e Damiano era stato proprio a Berlino con favolacce pochi, pochi giorni prima che scoppiasse eh, la pandemia e quindi era veramente quasi la chiusura di un cerchio stare a San Cosimato la settimana scorsa, venerdì, vedere più di mille persone sedute per terra davanti a uno schermo. E mi sono ricordato di, que di quelle mille persone in un cinema di Berlino gigantesco in cui vidi favolacce, non il palazzo, non, non la, non, non, non il palazzo delle proiezioni ufficiali della Berlinale. Ma questa sala gigantesca perché il festival di Berlino è anche diviso. È gigantesca con una marea di berlinesi eh, a spararmi, favolacce con loro tra applausi e, 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 e grandi risate. Va bene, eh, va bene, eh, anche se non ti è piaciuto, come. No, non, se, non è che non mi è piaciuto, crud Crudelia o Cruella, a seconda di come lo si voglia chiamare. È un film eh, sufficiente, non è che non mi è piaciuto. Ci, esistono le sfumature, lo so che è difficile per molti, ma esistono le sfumature. Eh, come giudichi che si stia lavorando al sequel di Cruella? Eh, Sono contento per loro. Speriamo che sia più bello del primo. Eh, poi, buonasera, passo per salutare, buona continuazione. Mua! Baciamo, baciamo qualsiasi mh, persona che viene. Eh. Ho visto, sì, perché Berni. Metaste mazzate, devastanti per cui non lo dirò mai abbastanza. E sono arrivato alla seconda puntata. Farò la, farò la videorecensione la settimana prossima. E è molto interessante. Mi piace, mi piace molto. Sì, sì, mi piace. Ci sono degli elementi di Stranger Things. Mi piace. Mh, ho pensato molto a, a delle cose che non mi sono piaciute di Anna di Ammaniti per quanto riguarda la distopia, l'inquadratura del dei boschi, inquadratura de, di un certo tipo di situazione sociale, distopica appunto, legata a, a virus, a morte, a, a sopravvivenza, a tempo che passa. Devo dire, molto molto buono fino a questo momento. Sono arrivato, mi sono goduto le, le prime due puntate, adesso me lo sparo tutto nel weekend perché sennò Berlì si incazza e facciamo la videorecensione la settimana prossima di Sweet Tooth. Abbiamo visto anche Omicidio Ice Town. Non male, non vedevo Kate Winslet così trucida e imprecante dai tempi di Romance and Secrets, che è uno dei suoi ruoli anche più osè, in cui fa l'amore con James Gandolfini, scopandolo di brutto da sopra e, e dicendo delle oscenità pazzesche. Va bene, mi ricordo benissimo la polizia stampa di quel film. Ok, ringraziamo, va bene, l'unico e solo Giuappa. E per, per averci seguito e eh, ricordiamo che fra poco avremo in diretta con noi Giulio Pranno uno, uno degli attori più interessanti della sua, della sua generazione e con Giulio cercheremo di capire che sta succedendo mi sono scritto anche con un regista che amo molto, amichetto eh, riguardo Giulio e poi gli dovrò portare anche dei saluti di un caro amico non regista ma giornalista ringraziamo Alcolista Non Anonimo Emma ci devi di eh, ma ce devi dire il nome? Mi piace moltissimo. Eh, ma ce devi dire il nome? Sto, ris sto rispondendo a, a Giuappa. Eh, ce devi dire il nome? Se no, non, non sei un alcolista non anonimo. Vabbè, comunque. Contraddizioni di una generazione eh, contraddittoria, Anche se l'alcolista non anonimo probabilmente è manco, è un boomer. È più in alto dei boomer a livello. a livello le domande su Peter Wayle su Tarkovsky Moschito Cost eh, peraltro lo vedi in televisione io sono vecchio no come sai no, più giovane di te Mario se è vero quello se è vera le, le, Mario ma tu lo conosci Mario Mirko ci paga la Disney ce l'ha pagato la Disney Mario non lo sai ok eh, perché se, se è vero che ha ah, la serie ah vabbè la serie buonanotte no no no, no. Ok, eh, io già ero perso, eh, già, già stavo a pensare agli anni Ottanta, capito? A Harrison Ford con gli occhiali. Che provava un ruolo diverso. Bello, eh? bellissimo Peter Ware. Vabbè, no, eh, allora, io ho recuperato la serie Euforia. Una bella botta emotiva, bellissima da ogni punto di vista. Mi sono affezionata subito a Katherine. Benissimo. Eh, vabbè, Mario po' lo sai, eh, so parole di libertà, siamo figli del futurismo. Ok, fra poco arriva Giulio Branno, che è invece figlio di eh, invece figlio dei prodigi. Da un punto di vista visivo in uh, Comedians di Salvatore. Se è anche figlio di zappa si chiama Zappa come, come Frank Zappa è un film interessantissimo, è il più bel film che esce questa settimana. Eh, anzi, parliamo subito, di, anzi, parlo subito di comedians, oggi ci concentriamo su tutti i film. Mi concentro uh, poi raccontatemi se volete tutte le vostre esperienze cinematografiche che mi interessano moltissimo. Eh, fisiche, proprio, di, di, di dove state andando al cinema. Ehm, perché ci state andando e che film state vedendo e che esperienze state avendo da un punto di vista um, eh, intellettuale ovviamente emotivo e anche metodologico insomma raccontatemi che sono le cose più importanti per me da sapere le vostre esperienze cinematografiche di questo periodo se volete e poi oggi parliamo di tanti film che escono stanno anche tornando gli incassi finalmente eh, a proposito di Cruella, che ha, ha registrato degli incassi, non dico normale, ma, normali, ma insomma mi, 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 mi stava venendo da piangere quando ho letto il primo articolo di Berni degli incassi del weekend. Questa settimana è la settimana del 10 giugno, di solito escono il giovedì, ma è uscito anche qualcosa, escono anche film um, il mercoledì o addirittura il martedì. Escono film ovviamente al cinema, escono film in tv eh, e oggi parleremo dei profumi di Madame Wahlberg, di Gregory Magne, di Comedians, di Gabriele Salvatores, Ran, di Anish Shaganti, gran film, grande regista, eh, Old Boy di Park chan -wook, poco perché insomma già abbiamo rotto le scatole con la monografia, pure esce in 4K, esce al cinema, chi vuole andare a recuperare Old Boy lo può fare, Old Boy è uscito già, è già nelle sale da... Non tutte le sale d'Italia purtroppo, ma insomma è già in qualche sala. I fortunati che lo possono avere, si vadano a, a rivedere, Boy, sia che siano vecchi come me, sia che siano giovani come voi. E, e, e poi la Cordigliera, dei, la Cordigliera dei Sogni di Patricio Guzman, grande documentarista, eh, L'Essi Torna a casa di eh, Anno Older Dissen, eh, Punta Sacra di Francesca Mazzolani, domani eh, Esce eh, eh, in qualche sala eh, e in qualche evento anche a Roma il bellissimo documentario della Mazzoleni, Nostra Cocchetta che eh, spesso ci viene a trovare anche qui in Twitchata, viene a trovare nonno, e Francesca era candidata al David, ha perso contro gli infascelli, infascelli di Totti, ha perso come miglior documentario la mazzo, ma a noi ci piace assai, e quindi siamo contenti che Punta Sacra. questo splendido documentario ambientato all'idroscalo, eh, cominci piano piano a uscire. Benissimo, eh, poi in TV streaming... Uh, abbiamo film, abbiamo serie, film um, First Cow di Kelly Reichardt, L'ho visto a Berlino. L'ho visto a Berlino in quella a Berlino del 2020 pre-pandemia dove c'era favolaccia di Dinocenzo. Um, esce su mubi, è su mubi, se volete vedere un western atipico, non mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuto di più come western anti-western I fratelli Sisters di Giacco Diar che ho adorato proprio. Eh, però non male, Kelly Reichardt, first Cow Uh, amicizia strana in un, in, un, in, un, in un Oregon molto strano del passato un western molto particolare dal 9 quindi già da ieri su Mubi se volete e poi le serie Le serie abbiamo detto appunto Omicidio Ice Town un poliziesco con Kate Winslet poliziotta che, che bestemmia che imprega che dice fuck in continuazione l'ho visto in originale è una cosa pazzesca e, e cerca di capire che cosa sta succedendo in questa cittadina della Pennsylvania dove c'è una scomparsa che però è quasi scomparsa all'interno della comunità, tranne nella mamma che si ostina, e poi c'è una morta che arriva e questa poliziotta molto, molto scorbutica. Immaginate la Francis McDormand, meravigliosa di Fargo, quanto è costruttiva, quanto è propositiva, tutto il contrario. Kate Winslet mi piace, ha la sigaretta elettronica, è arrabbiatissima che suol. Sono tutti divorziati in questa comunità, insomma, mi è piaciuto molto. Si intitola Omicidio a East Town, poi diciamo che c'è Gavin O'Connor, poi c'è un po' la mano di Gavin O'Connor dentro questo film, e c'è un po' quel tipo di cinema, io so che anche alcuni di voi lo amano moltissimo come me, è un regista molto sottovalutato, che invece in, in alcune twitchate mi sono accorto con grande... Eh, sorpresa e felicità che molti di voi amavano. Amano eh, Gavin O'Connor, come me, c'è un po' il suo cinema. Questa America eh, abbastanza marginale, e, diciamo piccolo borghese. Eh, e, e per esempio, il, in questo caso, anche una high school dove si giocava a basket. C'è un film suo stupendo eh, su questo. Va bene. Gavin O'Connor eh, è sempre importante per me capire una serie che se ha un ceppo cinematografico, molte ce l'hanno, e quindi per esempio in Loki, che sto già adorando, c'è Brasil di Terry Gilliam tantissimo, quindi c'è la burocrazia, i fascicoli, eh, un certo tipo di lampade, un certo tipo di microfoni, non come bello come quello di Mirko, ma diciamo un certo tipo di eh, fantascienza eh, con scartoffie e burocraticamente affascinante eh, e quindi è stato preso Brasil. Di Teri Ghigliano, un testo indimenticabile del 1985 eh, come punto di riferimento per partire per Loki, quindi già questo mi, mi interessa moltissimo. Eh, ok, eh, tutto, di tutto questo si chiacchiererà eh, fino a oltre le 22, non so se cioè, mi reggerà la pompa, se arriverò fino alle 11, ma dipende perché poi ogni tanto vado in trans e quando si va in trans eh, non se ne esce più. Fra poco ci dovrebbe raggiungere. L'unico e solo Giulio Branno, che era fantastico in tutto il mio folla amore di Gabriele Salvatore, ed, ed è uno degli attori, eh, uno dei tanti attori vibranti, emozionanti. E, e eh, lo so, Warrior è splendido, Gavin O'Connor, vedi, The Accountant, io adoro The Accountant, dove c'è Ben Affleck che non recita come in Zack Snyder, Justice League, quindi recita insomma. Non, non recita come in Zack Snyder, Justice League. Ma recita è l'unico vero Batman di, di Ben Affleck, da Countant, stupendo visto alla festa di Roma. Uh, cioè quel, quel film fa capire come sarebbe bravo Ben Affleck se recitasse facendo Batman, cioè una cosa che non è successa uh, in altri casi. Okay. E, um, uh, Renata ha visto pure Security. Mi è piaciuto molto. Ah, però. Uh, Peter Chilson, un regista a cui sono molto affezionato da Avedon, e quindi molto simile a Capitale Umano: una sorta di capitale umano number 2. Mi piacciono questi suoi adattamenti italiani. Mi è piaciuto molto l'inizio è un po' macchinoso, ma la seconda parte è molto buona. Mi sbaglierò, ma facevo fatica a vedere Marco D'Amore, padre di un adolescente. <ride> no, Accountant non è bello, è bellissimo. Ok, benissimo, uh, Security è un film uscito su Sky. Domenica scorsa, diretto da Peter Chilson, il grande regista di, di Mistero di Jolok, Il Sosia e Miss Britannia 58, uno dei titoli italiani più assurdi della storia, Hero My Song in originale, poi ha fatto anche film, eh, ha anche lavorato, ha fatto anche Un'Anna Montana eh, e ha lavorato anche a Hollywood. Eh, ecco, è, un be è bello il collegamento Peter Chilson... Eh, da security a comedians perché Peter Chilson ha fatto I Commedianti, che è uno dei più bei film eh, sui comici, Funny Bones in originale. Eh, le, ma tu hai le ossa divertenti: se non hai le ossa divertenti, che tu è impossibile che tu possa fare il comico. Oliver Platt, eh, Lee Evans. Lee Evans ha avuto anche una parte importante a un certo punto nel cinema dei fratelli Farrelly, era in tutti i pazzi per Mary, sembrava nordamericano ma in realtà era inglese. Ed era fantastico in, nei commedianti di Peter Shilson, e, allora Comedians, che cos'è? È una di nuovo un, un, un riandare da parte di Gabriele Salvatore dentro una pièce che lui ama molto. Che si intitola Comedians di Trevor Griffiths, eh, diciamo metà degli anni '70. La prima, la prima rappresentazione a teatro è del '75. Tutto torna le solite coincidenze che mi fanno impazzire. Perché sono nichilista e non credo nelle coincidenze, ma è tutto ormai coincidenza. Abbiamo citato prima: Brasil c'era Jonathan Price nel ruolo di Giulio. Proprio nel ruolo di Giulio Branno c'era Jonathan Price, c'era Tom Wilkinson, c'era Steven, Steven Rea, uh, Ria, Steven Rea eh, che faceva l'irlandese che qui diventa un meridionale per noi italiani, ed era una, è un testo che ha attirato, come già avrete capito da questo elenco, un certo tipo di calibro di attori, tante volte rappresentato, e, e racconta la storia di eh, sei aspiranti comici che vanno a un corso serale di comicità, ehm, che è tenuto da un comico, diciamo, che è stato abbastanza un rivoluzionario da giovane ha avuto anche successo, ma negli ultimi anni, ma poi si è eclissato ed è uscito dal mainstream per andare a fare anche poi l'insegnante, e che ha un rapporto conflittuale con un, uh, invece uno che è rimasto sulla cresta dell'onda, che lui odia, non hanno un, ha un rapporto di amore e odio, ma di odio e antipatia, come si direbbe nel fratello più furbo di Sherlock Holmes di, e con Gene Wilde, e, e quindi... Uh, belle domande così... E Bambi, ho ripensato a Bambi con sweet, uh, sweet Tooth. A Bambi ho ripensato. Perché? Perché c'è sta cerbiata. Vabbè, ok, e, mh, Cruella, no, Cruella no, non è nemmeno un classico, non lo sarà mai. Detto ciò, uh, però, però, Cruella, Insomma, un, 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 una sufficienza. Eh, speravo e volevo molto di più. Ma tornando a Comedians, siamo in una, in una classe brutta proprio di queste. Mh, in cui abbiamo studiato un po' tutti in Italia e si incontrano questi qua, eh, ognuno di loro vuole avere successo. Hanno una grande occasione, la grande occasione è che arriva questo, questa nemesi, questo arcinemico del loro professore eh, che potrebbe prendere uno di loro. Eh, loro sono dei comici amatoriali, quindi è un master chef della comicità. Viviamo in un'epoca dove te giri c'è un talent show te giri c'è anche la polemica ma soprattutto talent show talent show è polemica hai saputo l'ultima polemica Mirko che c'è stata incredibile una grandissima tensione è durata 5 secondi però è stata veramente non l'hai seguita una polemica incredibile vabbè si fa humor sulla su, sulle, su, diciamo sulla ricerca polemica dell'oggi ne hanno parlato tutti i social per per circa 35 secondi poi, poi ne è arrivata un'altra è pazzesco eh e, e quindi, uh, ciao Cristina, <ride> in comedians, uh, di Griffiths. Appunto loro amano un papà. È un film sui papà. C'è il papà c'è il papà della, anche della rivoluzione, della, anche della rivoluzione autocommiserativa, autoindulgente. Facile è un film interessante, cioè il papà della, del ventre, no? Perché eh, Barney, che io nella video recensione lo sai Mirko che ho fatto il refuso nella videocensione, di cui sono orgoglioso perché ho chiamato Barney. l'ho chiamato Berni a un certo punto, Vabbè, Molto freudiano va bene. Barney è l'insegnante buono. No? Eh, loro, però, arriveranno a ma si venderanno quando arriverà il cattivo, che è Christian De Sica in Comedians di Salvatore, super super, super per come ha accettato di essere utilizzato in questa chiave il comico Becerone, no? il comico che cerca la risata facile, eh, che però guardate e vedrete quando vedrete Comedians di Salvatores che lavoro che si fa su De Siga, come De Sica mette in crisi perché alla fine poi è anche un film su due papà eh, e quindi il papà del ventre materno e il papà di quando vuoi uscire al mondo e e forse vuoi diventare anche cinico, vuoi diventare cattivo, vuoi vincere, devi vincere, eh, perché te lo meriti, perché è necessario, perché basta crogiolarci, e... e quindi è un film, devo dire che è uno dei film di Salvatores più belli degli ultimi anni, io ho avuto qualche problema con lui, lui si è un po' incazzato pure con me, per uh, le stroncature del Ragazzo Invisibile, che vabbè, mi dispiace, però è un mestiere di merda, ma qualcuno dovrà pure non farlo, e infatti, io non lo faccio benissimo, e invece, in questo caso, sono felice quando torno ad amare. Mi era già piaciuto molto tutto il mio Follamore, amore dove c'era questo pazzo scatenato al secolo, Giulio Pranno che faceva ehm, eh, un figlio affetto da autismo in modo strepitoso. E qua c'è Giulio. C'è Giulio che è uno dei più sch schizzati del, dei comedians. E, e mi piace tanto questo film. Allora, Salvatore ha una fissa per questa roba qua. Perché aveva, io uno dei suoi film che amo di più è Kamikaze, Una notte a Milano, che è il suo secondo lungometraggio da regista. Dopo Sogno di una notte di mezz'estate in versione videoclip, bellissimo con Gianna Rannini, eh, super sexy che fa Titania. C'era pure Flavio Bucci, c'era Barbareschi. Mi mm, fa impazzire. Mm, è arrivato, a... oh, oh! no, guarda che non stai in diretta No, Non di no, rivestiti poi non stai in diretta, non ti stanno vedendo ti sto vedendo solo io rivestiti Giulio per cortesia che eh, va bene che fai il punk in, in Comedians stiamo già prendendo in giro <ride> Giulio adesso si è terrorizzato Giulio non ti preoccupare, stai in anticamera fra poco ti faccio entrare eh, è arrivato, io stavo, stavo finendo Comedians così arrivi proprio a, a fagiolo perché insomma questi sei comici aspiranti tali, amatori, eh, forse che non amano nemmeno più la comicità, che devono capire che cosa fare, è molto interessante la descrizione dei loro mestieri. Giulio fa uno che fa un mestiere, che lavora nelle ferrovie. Poi c'è uno che fa un operaio, l'operaio riottoso, l'operaio sempre pronto a protestare. Ma che cosa che ho adorato: ogni volta che arriva il padrone, si mette sull'attenti ed è interpretato da Walter Leonardi. Giulio fa. Uh, un auto lesionista con look uh, alla Kit Flint dei prodigi pazzesco Firestarter adesso fra poco faremo vedere pure Kate Flint così lo ricordiamo so impazzito per come Giulio regge questo look incredibile dei prodigi e per come a Salvatore si è venuta a idea folle di recitare appunto il grande Kit Flint che ci ha lasciato eh, nel look di Giulio Branno poi ci sono gli attori c'è Marco Bonadei che fa questo proprietario di locale eh, che vorrebbe esplodere. Ci sono Ale Franz che sono semplicemente struggenti. Piangerete per Ale Franz. Piangerete che sono due fratelli litigiosi con, delle lancinanti, con dei lancinanti drammi familiari e, 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 e continue eh, incomprensioni, oppure odi comprensibili l'uno per l'altro, traumi, rimpianti e vendette, anche solo loro valgono tutto il film praticamente. E, e poi c'è anche magnifico il meridionale vittimista che è Steven Ria in Comedians di Griffiths quindi è l'irlandese perché gli irlandesi sono i meridionali della Gran Bretagna e invece qua eh, ed era Silvio Orlando in Kamikaze Giulio io amo moltissimo, già la prima volta che questo qua è andato a fare un po' Comedians che era Kamikaze nel suo secondo lungometraggio eh, dove anche lì c'erano comici, comici, c'era Mara Venier che veniva dal drive-in per prendere questi dal drive-in ed era proprio dentro la contemporaneità perché era un film del 1988 insomma, morale della favola Uh, Salvatore se sta tsh, ce l'ha qua a Comedians di Griffiths l'aveva già fatto insieme a Enzo Monteleone nell'88 con Kamikazen prendendo comici Silvio Orlando, c'erano Gina e Michele c'erano gli Storti c'era Bebo e c'era Giovanni c'erano tutti, c'era tutta la generazione c'era Paolo Rossi ovviamente struggente in un ruolo di eroe c'era tutta la generazione che avrebbe reso grandissima no? la, la grande comicità di Milano del, degli anni 90 e poi degli anni 2000, insomma, tutta quella generazione lì. Adesso Salvatores lo fa più astratto. Eh, stiamo in questa classe, è una cosa dark come, che non potete immaginare, ma bello, bello. Te lo vuoi godere? Vuoi capire chi è che ucciderà il padre buono? Perché? Perché Natalino Balasso fa eh, Barni, fa questo insegnante idealista che è un po'... Mi ha ricordato me, Giulio, perché io sono rompicoglioni sulla comicità c'ho molte regole sulla comicità, mando moltissimo la comicità. Ehm, e quindi Barney non vuole il sessismo, Barney non vuole la comicità titillante, Barney non vuole la comicità razzista. Barney è molto rigido: è molto rigido. Ma adesso facciamo entrare l'unico e solo Giulio Pranno perché insomma è uno degli attori più bravi, secondo me, che ci sono adesso in circolazione, così lo mettiamo subito in imbarazzo. Eh, grazie, 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 è Molte sento. Molta in diretta. Bravo che ti sei vestito, ah, grazie, Giulio. Eh sì, sì, ero nudo prima, adesso mi sono messo qualcosa addosso. <ride> allora, intanto ti ringrazio, sono molto felice, la prima volta che io e Giulio parliamo. Sì. Eh, eh, grazie per aver accettato questo invito, sono cose un po' strane, ok, queste cose che facciamo. Eh, grazie per esserti abbonato a BetEast anche, me l'ha detto Hai visto? Nostro... Eh, ho eh, visto! Sì, sì, sì. Ho visto Vuole... e abbiamo pensato! Eh beh, certo, dovevo leggere questa recensione che mi avete fatto, anche abbastanza tosta, quindi ero molto, molto curioso. Be molto bene. Ah, quindi l'hai fatto apposta, l'hai fatto per documentarti. Molto eh bene, brando. Certo, certo. certo <ride> Stai acquistando bene. punti. Stai acquistando punti? No, no, l'hai hai già acquistati. Giulio, ehm, noi qui parliamo del film, poi cercheremo di non svelare troppo, anche perché è un giallo dark comedians per me perché perché alla fine il mistero sarà che succederà ok chi sarà preso eh, chi qualcuno si venderà qualcuno tradirà è anche un film di tradimenti e di tutti questi grandi comici no, non ho detto appunto eh, vincenzo zampa e michele cacace Ale france fanno i fratelli marri bonadei fa sam verona giulio prano e giulio zappa walter leonardi Gio di meo, e giordi meo e il grande natalino balasso e barni allora, Giulio, raccontami, tu sei strepitoso in questo film, eh, mi racconti questo look e mi racconti com è, com è come avete co cominciato a costruire il personaggio di Giulio con Gabriele Salvatore? Ma guarda, allora io voglio intanto dire una cosa che ritengo importante, che il look soprattutto lo pensano parrucchieri, truccatori e costumisti che fanno un lavoro bellissimo e che io ringrazio veramente perché sono amici prima che, che colleghi in qualche modo no? Eh, che sono Fabrizio Nanni Luigi Ciminelli e Patrizia Grigoni che hanno fatto un lavoro bellissimo anche perché questo mio personaggio all'inizio doveva essere con i capelli soltanto ai lati era stato pensato, cioè ne abbiamo provate tantissime le versioni, sempre con la calotta e io avevo i capelli lunghi e biondi fino a qui, quindi quando mi sono presentato sul set abbiamo fatto tante tante prove con la calotta, un giorno avevo i capelli solo qui, un giorno avevo il ciuffo biondo soltanto qui poi alla fine si è deciso per questo, per questo look appunto alla prodigi, come hai detto, e anche alla Klaus Nomi si è molto ispirato Fabrizio, il parrucchiere. Vero. E quindi, quindi ha fatto un bellissimo lavoro che poi dà una forza al personaggio secondo me estrema, ecco. Ti sei anche rasato un po' la, un po la fronte, tanto che a un certo punto, sì. una cosa che, che mi ha colpito molto... Ti, ti, ti accusano anche di, di, di non avere i capelli, no? L'ho trovato a me piace molto quando ci sono le battute che sono perfettamente da critico di merda, quale sono. Mi piace moltissimo quando c'è un abbinamento con eh, molto forte con, con il look, no? Della mm -hmm. dell del personaggio, e a un certo punto ti dicono pure che stai perdendo i capelli. Ti hanno fatto una cosa molto, molto forte che tu hai accettato e che porti in scena. È per questo che ti voglio fare i complimenti. Poi, mo che te sei abbonato, mo vatti a vedere la, pure la videorecensione, <ride> che dura solo 22 minuti, la videorecensione. Ma non mi eh, mai sa... grado come, come nella recensione scritta lì, spero. No, e eh, se no non ti avrei invitato, no? Scusa Giulio, <ride> che so, un coglione e sono psicolabile, no? <ride> no, no ma basta scherzare. scherzare. Noi siamo una famiglia disfunzionale, a Bettes. Siamo tutti uno più, uno più pazzo dell'altro. No, a me è piaciuto molto il film. Se no, se no, se no non avrei, non avrei certo. chiesto di avere Giulio Branno, non avrei chiesto a Delia e ha scritto a Sottocorno per averti stasera. E, ti voglio chiedere: Ma tu hai avuto un momento anche di dialettica, o hai accettato perché di te mi piace molto eh, già da tutto il mio folle amore, ma anche in security come ti getti cioè tu sei un attore ai limiti dell'autolesionismo vogliamo parlare un attimo di questo? e vorrei chiederti c'è qualcosa fisicamente dove a un certo punto non voglio dire che hai litigato che hai detto no no adesso fermatemi però soprattutto questa rasatura della testa che non so se si è capito mi ha colpito moltissimo perché ti fa un po' sì, calvetto sì. e ti peggiora mm -hmm. ulteriormente come ti sei cioè tu l'hai commentata questa cosa? Hai, gli hai detto regà Piano, cioè state esagerando? Dimmi, raccontami di questo perché mi interessa allora, moltissimo. Guarda, no, come hai detto tu, io sono uno che si getta molto, anche troppo. Mi piace il rischio, quindi, insomma, <ride> mi, <ride> mi piace prendermi il rischio. E io invece ero super contento di questi capelli che mi hanno fatto. Tant'è che non mi mettevo neanche il cappellino per girare per Trieste, quindi ne andavo completamente fiero anche, anche in giro. Insomma, tu sei pazzo. E... Eh, pare di sì, a quanto pare, sì. E forse sì. sì, è così, sì. E, e poi ti ripeto, avevo i capelli biondi e lunghi fino a qua, quindi è stato proprio un cambio improvviso che, che, che è bellissimo, secondo me, poi anche questa è la bellezza di questo mestiere, no? che un giorno appunto, hai i capelli biondi e lunghi fino a qui, il giorno dopo hai una pettinatura da punk, però ecco, il, io mi rimetto a ciò che è funzionale per il personaggio e ciò che vuole il regista, e questo Gabriele lo sapeva benissimo. <ride> Penso che è anche uno dei motivi per cui poi mi ha, mi ha chiesto di interpretare questo personaggio perché sapeva che non avrei mai, mai rotto le palle appunto per, per farmi rapare in quel modo. Però, guarda, ho avuto, ho avuto un attimo di terrore quando si trattava di farmi i capelli soltanto ai lati. Adesso ho pure una foto. Dopo, se vuoi te la faccio vedere. Lì si ho... fa male. Da, eh, lì, ho avuto, lì ho avuto un attimo di ripensamento. Ho detto, ragazzi, andiamoci piano, perché veramente qui io devo girare un mese e mezzo per Trieste, <ride> cioè, voi veramente non mi vo Come disse Bardem: non mi volete far scopare quando ha fatto il film dei cordi, <ride> <Gold. ride> eh, vabbè, Guarda. ma ce l'hai fatta, beh, ce l'hai fatta andai Faccia vedere Chi è? Madonna, hai capito che roba? Cioè, no, in esclusiva per Bettrist Franno ci fa un regalo straordinario. Madonna backstage. mia, ma ce l'hai fatta andare in Buca, Giulio? A questo punto PS? siamo curiosi: eh, no, 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 no. Ma per, sai qual è il, sai per quale motivo? Perché non andavamo eh, mai, cioè, stavamo sempre con noi del cast che eravamo tutti maschi, quindi, eh, perché col fatto. Covid, col fatto COVID, non si poteva ovviamente rischiare di andare, di andare per locali. Ah, e, è eh, vero. Il virus eh, eh, cavolo, quindi non abbiamo la verifica. Giulio, non abbiamo la verifica. Se Giulio, in versione Giulio Zappa ce l'avrebbe fatta o no, eh, Intanto mm. stanno scrivendo delle cose bellissime. Eh, complimenti, Giulio, sei bravissimo. Già c'hai lo zoccolo duro, Klaus Nomi. Ancora complimenti, appunto, a Pranno. E anche ai meravigliosi eh, costumisti e parrucchieri che ha citato, non lo sentivo nominare da una quarantina d'anni. Complimenti. Sì, <ride> è vero. C'è un lavoro su Comedians, c'è Nick Cave. Andrete a vedere Nick Cave, cioè Donaday è, sì, è banale, stato è fatto. Uguale. Io mi sono emozionato, all'inizio come competizione ho detto: Ma è pazzo, Salvatore. Cioè, <ride> è veramente una bomba. Ehm, eh, come è stato lavorare con Cristian Adesso ne parliamo perché poi, appunto, c'è un forte rapporto tra Zappa e, e il personale e il Celli, che vuole mettere quasi tutti in cella di Cristian De Sica. Eh, in questo periodo non si scopre più, no. Adesso stiamo ricominciando. Giulio <ride> sta andando alla grande, è, è una trivella praticamente. No, questo se sono io che sto facendo lo scemo, eh, va bene, va bene, va bene, ragazzi. Abbiamo Giulio con noi, ok. Poi su ehm, sulla, sulla psicologia di, di Giulio Zappa, il quale alterna dei momenti molto duri e dei momenti molto dolci. Io l'ho adorato. Giulio, ho adorato come l'ha interpretato. Sei stato veramente bravo, Pranno, perché quando vedrete Comedians vedrete un rapporto padre-figlio, diciamo, molto complesso. Mi racconti come hai lavorato su questo, eh, sempre appunto con Salvatores, e se, eh, perché mi, pe mi sembra che tra voi ci sia una storia d'amore ormai, Giulio, <ride> di, na di natura artistica, cioè molto interessante. Voglio sapere, veramente, la costruzione di, di Giulio Zappa, perché la scelta di questo cognome in relazione a Frank? Mm, mm, mm. Ma guarda, allora, in realtà la scelta del cognome, non lo so, mi sembra che anche in Kamikaze si chiamasse Walter Zappa, il personaggio di Paolo Rossi, cioè il mio personaggio. Qui è cambiato il nome e mi ha dato, ha dato lo stesso nome mio al personaggio. Sulla costruzione, in realtà, ti devo dire, ti devo dire la verità, io adesso più lo rivedo e più penso, ovviamente... Che tornando indietro farei delle cose differenti su, sul mio personaggio perché era un personaggio perché? molto complicato. e eh, te lo Dico perché era un personaggio molto complicato e i personaggi molto complicati forse si capiscono meglio una volta che, che si rivedono. Si rivedono appunto al cinema in questo caso. E, e poi per quanto riguarda tutto quello che ho fatto prima è stato leggere tantissime volte la sceneggiatura. Parlarne con Parrucchieri, vedere tutte, sai, il trasfo la trasformazione fisica, parlare tanto con Gabriele, cercare appunto di, di trovare ehm, una linea comune da, da, da seguire per questo personaggio e, e poi tutto il lavoro che si fa, si fa sul set, giorno dopo giorno, sai, stai otto ore insieme tu, tutto il tempo. Poi questo era un film che praticamente ero sempre in scena, lavoravo tutti i giorni, quindi era proprio una costruzione continua, no? E, e lì si, si tratta anche molto di, di fidarsi, di affidarsi al regista. Poi, come hai detto tu, io ho avuto la fortuna di fare questo secondo film con Gabriele, che per me è il mio, è il mio papà cinematografico: lui è lui quello che mi ha messo al mondo, il prima ad avermi scelto, il prima ad aver creduto in me. E quindi io nutro per lui un affetto veramente fantastico, cioè incredibile perché. Eh, adesso su questo set ci capivamo veramente con uno sguardo io e lui, cioè io già sapevo quando lì era una cosa che non stava andando bene o quando invece era una cosa che, che a lui piaceva che... perché appunto ormai c'è molta confidenza anche lavorativa ecco. quindi io sono proprio molto contento e molto orgoglioso di aver fatto due film con lui eh, noi, io sono molto contento che, che... perché il livello è molto alto Giulio, molto alto e soprattutto state State cercando, state ricercando, e te lo dico sempre appunto da orrido critico cinematografico, non è facile, <ride> non è così tanto usuale vedere un regista e un attore in questo tipo di movimento. Voi, voi due state in movimento e avete fatto già due cose, infatti lo diciamo per i profani, se voi prenderete e se voi non li avete visti, beh insomma una serata vedetevi, adesso comedians è al cinema, quindi ve lo potete già sparare, poi andatevi a vedere tutto il mio folle amore e Cercate di recuperare e okay. cercate di associare il personaggio di Giulio Zappa a quel figlio affetto da autismo in uh, tutto il mio follo amore. Non ci crederete. Questa cosa, Giulio, questo tuo trasformismo, in security sei un po' più te. Infatti, sei mm. brondone, sei proprio elfico come sei te. Ehm, nature Questa, mm -hmm. Questo trasformismo tecnicamente ti sta facendo più bene o più male? In poche parole, ai provini, no, te lo dico perché la nostra amica Ileana Dambra, che è... Sì. Eh, sta, eh, sta avendo dei problemi. È stupendo l'aneddoto di Bellocchio che non la riconosceva il provino, gli ha chiesto, ma ah. tu sei la bionda? Tu, sì, ah, okay. so io la bionda. Vorrei chiederti, perché quando vi incontriamo è molto bello per noi mh, venire a sapere i segreti, anche qualche segreto del vostro mestiere, no? Tu sei stato così generoso che ci hai fatto vedere anche una bellissima foto. Per un altro segreto del tuo mestiere eh, ti sta aiutando molto o, 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 o si sta creando sconcerto? A volte devi dire chi sei eh, quando vai a incontrare mh, registi per provini per nuovi film? Beh, no, in realtà no, non mi capita di, di dire chi sono, anche perché insomma, se mi chiamano il mio nome è, come minimo, lo sanno. Poi non tutti hanno visto, hanno visto Vabbè, era uscito soltanto tutta il mio folle amore. Adesso sono un po' insomma che con tutta la promozione non sto facendo provini. Però, però no, poi mh, mi è capitato anche che mi chiamassero registi proprio perché hanno visto appunto lì, la mia interpretazione lì e quindi mi fanno, mi fanno un incontro che, che è già molto favorevole appunto proprio perché mi hanno visto lì e mi hanno apprezzato lì. Però no, 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 non mi sta creando assolutamente nessun problema anzi sono molto contento di, di continuare a recitare questi personaggi molto particolari, sai? Comunque è, è una fortuna perché... No, è, capita raramente che poi a dei giovani della mia età vengano assegnati dei personaggi così, così fuori da, 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 dagli schemi no normali. Quindi, da questo punto di vista devo dire che sono stato veramente sculato. Sono, <ride> sono stato Vabbè. proprio sculato. Vabbè, se è stato sculato, ma manteniamo sta sculaggine che in realtà è legata anche alla tua bravura, Giulio, perché non penso che sia solo fortuna. Eh, anche perché non so quanti altri attori della tua età Giulio avrebbero, sarebbero riusciti a fare Tutto il mio folle amore in quel modo lì peraltro il pranno sappiate che cambia completamente è romano come avrete mm -hmm. intuito come l'idiota che vi sta parlando in Tutto il mio folle amore no cioè, ma mh, io, una capacità, eh, no, di, 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 che da no, no vabbè, dico, comunque parlavo talmente poco in tutto il mio fall'amore che è, è così male che era abbastanza mascherata questa cosa. Eh, cioè. ho capito, Giulio, ma eh, hai, hai, hai creato un'addizione che non è, cioè, è assurda, completamente diversa dalla tua. Mm -hmm. Sia da un punto fonetico che di pronuncia, ripeto, non, non è non, io non vedo cose di questo genere molto spesso, <ride> credimi, e, e me vedo tutti i film, quindi insomma. Grazie. Va bene, stia, eh, beh, grazie a te. Insomma, eh, L'arte la, e il lavoro si, si, deve, si, deve, si deve riconoscere. E, e adesso guarda un po', eh, tu, guarda che te faccio vedere. Appunto, l'abbiamo citato perché voi non ci credete. Questo è Giulio, che da qui non si intuisce molto bene perché c'è appunto la cosetta da Babbo Natale. Poi c'è Giulio <ride> che fa lo spiritoso. Il Giulio Zappa. Questo è l'inizio. del Giulio, ecco, questo è, è Kit, così lo eh. ricordiamo. Mamma mia, mamma mia, <ride> tu non eri nato, Guarda, mettiamoci bello, così tu. tu non eri nato, vanno <ride> <ride> me... che roba, però eh sì, se sì, ce la faccio, sta un po' scomodo Aspetta, mm. non... perché non riesco a capire bene, bene con questa inquadratura. Ah, Io ci ho messo un anno, Giulio, da, Dall'altra no, parte. C'è una cosa che non va, sei eh, mancino, no, deve... devi fare così, ecco, è così. Devi far... <ride> abb la abbiamo bello messo Kit Flint, bello. Bello, bello, bello. Io sai, gli occhi ti hanno, cioè gli occhi a un certo punto è dagli occhi che ho capito che era Flint. Ho detto "Cazzo, ma io ci sono cresciuto con i Prodigi, ero, ero. erano c'avevo forse c'avevo le tatua? E eh sì, c'avevo le tua quando sono esplosi i Prodigi. Questo signore era il cantante dei Prodigi Firestarter è stata la loro grande hit e il personaggio di Giulio eh, Pranno di nome Giulio Zappa è molto, molto ispirato al suo look. Va bene via, lo facciamo andare via così, Giulio, Ascettiamo. torniamo un attimo normali, fantastico. Senti, ma tu hai possibilità di voler fare sempre sta roba, Giulio? O non vedi l'ora de... che ti arrivi, per esempio, uh -huh. io adesso non lo dovrei dire, però io eh, diciamo. Eh, mi piace, cioè, tu potresti fare benissimo un fantasy, Giulio. cioè C'hai uh -huh. dell'elfico. Per esempio, quando, quando te metti biondone come in security, immaginate Giulio con la spada. Immaginate Giulio a cavallo in un bosco. Potrebbe funzionare benissimo, Giulio. Benissimo. e ci sta una cosa in Italia. Ah sì, cioè, eh, sì, sì, sì. Quindi, insomma, vabbè, comunque. Eh, eh, il, il, il remake, il reboot, anzi, diciamo di una, di, una serie, di una serie famosa sempre di quando tu non eri nato, Giulio Carlo. Okay. intitolato Fantaghirò. Insomma, io, io lo dico, io qui lo dico e qui non lo nego. Che parlando... Bravo, bravo, fai promo, fai promo che serve sempre, no? Ma l'ho fatto pure con quelli che, che contano. contano. Esatto, con, bravo, con... e eh, allora. Allora, Abrano, io non porto. conto un cazzo, eh, però ripeto, non sono un ragazzo di buona volontà, ci provo, no? ci metto ardore così. <ride> e, Giulio, tu hai in questo momento capacità anche di selezione o, o non ti pare vero, ti arrivano queste cose, dici che figata, le faccio, mm. oppure stai cominciando anche a dire questo sì e questo no? Questo per dire, mm. eh, cerchi anche ruoli più borghesi, ti, ti mm. affascino ruoli più normali? O in questo momento stai andando un po' verso l'estremismo perché Giulio caro eh, anche in security occhio che Giulio ha un ruolo interessante, è un po' il bastardello della diciamo di, di Forte dei Marmi, ma fino a un certo punto, perché poi vabbè insomma non, non lo svegliamo. Però Giulio, diciamo, fa il bad boy, diciamo che fa eh. sessualmente molto attivo, Pranno. In eh, security... lì sì, per sì. sì. <ride> eh, voglio sapere, stai. Perché mi ricordi un po' il giovane Gary Oldman, no? Adesso ti eh. Sto un... eh, vabbè, Giulia. Eh. Un estremismo, diciamo una ricerca estrema di. Oh, te sono arrivate queste cose. Oppure in questo momento tu hai la capacità di dire: Va bene, adesso faccio il postino, nel prossimo mm. film o faccio. Questo mi interessa, che, che mi puoi dire su questo argomento? Beh, eh, che ti posso dire? In realtà è ovvio che poi dipende tutto tanto dalla sceneggiatura che, che uno legge, non è che posso dirti a priori non sceglierei un ruolo più normale, anzi i ruoli più normali io credo che, che siano molto importanti, anche perché uno non è che si può... cioè a me piacerebbe fare un po' di tutto, ecco, mi piace questa cosa che mi danno dei ruoli estremi che non hanno anche niente a che fare con me, perché ovviamente, come dicevamo prima, è una sfida attoriale, e le sfidatoriali sono sempre le più divertenti. Però, sì, cioè anche mi piacerebbe anche fare un ruolo più, più normale, diciamo per, per così dire. Se sicuramente non il teenager innamorato, quello no, non mi interessa. Infatti, quando, quando mi arrivano proposte di questo genere, io. Anzi, in realtà, non mi arrivano neanche più perché mia agente si è stufata e eh, quindi non me le manda proprio più perché io gli dico: guarda, magari ti faccio il provino, ma tanto poi non, non lo farei mai. Quindi. Lui lo sa e eh, quindi non me, le manda, non me le gira neanche più. Quindi sono molto selettivo in realtà su, sulle cose, che sui progetti che decido di fare. Poi non, 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 non ti credere adesso che mi chiamano 250.000 registi eh, in un anno, <ride> perché sennò mi vedresti lavorare molto di più di, di quello che sto facendo. Però, no, comunque sono, sono molto selettivo su, sui progetti. Molto bene, eh, sì, è vero. Ce l'ha un po' dell'Edward G. Robinson, giovane, è vero che potrebbe fare benissimo. Piccolo Cesare potrebbe fare gangster, ma potrebbe fare un sacco di roba. Questo qui, anche <ride> perché ragazzi è un trasformista. Questo gli mettete gli occhiali, gli cambiate il capello, fa pure, fa, pure, cioè, fa pure il pacato, fa pure il bamboccione. Fa Assolutamente, cosa. grande Assolutamente. giulio, attore stupendo. Eh, giulio, Grazie, a da... Cattone. Questo è uno serio, eh? eh sì, da... già, che, già che si chiama Cattone abbiamo già capito che. Eh, come Questi soccolti, Giulio, questi soccolti mi fanno un culo così. A me non stressa <ride> perché fa con questi sanno tutto. Eh, security finito di vedere poco fa su Sky, benissimo. C'era questo signore che forse non l'hai riconosciuto perché era praticamente con i capelli quasi, non lo so, ai capezzoli. Praticamente, Giulio <ride> lì, eh, senti, ma non era una parrucca, erano capelli veri? Sono erano capelli veri. Era No, Era pensa un... erano veri perché pensa che su invece su tutto il mio folle amore non erano i miei capelli veri. Io me li sono lasciati crescere dopo quel film, perché lì avevo delle extension su tutto il mio falle amore. Sempre Penso un grandissimo di... lavoro di Fabrizio Nanni che continuo a ripetere insomma perché non, non Abbi... si dice mai abbastanza fai benissimo, anzi adesso mi fai una cosa Fabrizio mi ridici anche gli altri due splendidi sì. per il look di Comedians Fabrizio Nanni, Luigi Ciminelli che quest'anno ha vinto il David tra l'altro per, eh, per il trucco a, a Favino vabbè adesso noi andiamo a Matt e, Patri e Patrizia Grigoni benissimo sì perché hai ragione dobbiamo assolutamente enfatizzare soprattutto noi critici queste, questi lavori qui quindi sì eh, ok quindi ti sei fatto crescere i capelli quasi anche affascinato dal personaggio di tutto il mio follo bravo, ero rimasto un po' dentro ho detto ma perché no ho detto perché <ride> senti Giulio tu che sembri uno psicopatico ma secondo me non mm. lo sei però ogni tanto scapocci e fai metodo cioè lo porti dentro il personaggio fino all'estremo che te devono menà ma eh, diciamo fidanzate, amici o o parenti eh, io... no, l'ho fatto tanto su tutto il mio fallamore, e credo che questa cosa infatti mi abbia dato un risultato molto molto buono. E quindi è una cosa che in realtà ho sbagliato ad abbandonare sugli altri. Perché, sai, in realtà no, pure su security, per esempio, c'è stata. Ti racconto questo piccolo aneddoto. C'è stato una de, delle prime volte, che, delle, delle scene quella in cui sono ubriaco no, il primo giorno e la prima scena in cui mi si vede. Che io mi sono messo a fare l'ubriaco anche sul set Ma non stavamo ancora girando Ancora le macchine dovevano essere posizionate Insomma c'era ancora tanta roba da fare E quindi ho iniziato a fare l'ubriaco tipo conto? Due ore prima di entrare in scena E siccome Alcuni della truppa erano arrivati in quel giorno Proprio e non mi conoscevano C'erano i carabinieri e quelli della truppa Che mi guardavano male Che dicevano chi è sto cretino che sta ubriaco sul set Ma chi è che lo fa girare sul set Poi io <ride> mi sdraiavo, facevo, mi rialzavo, guardavo male la gente, no? E quindi c'è stato uno che poi, vabbè, i carabinieri, appunto, come vi ho detto, mi guardavano male. E c'è stato uno dei ragazzi che è stato carinissimo. Eh, viene, lui faceva, portava il monitor quindi, diciamo che come ruolo molto, molto, molto minore, uno stagista, no. E mi ha detto: guarda, io non l'avevo mica capito che tu eri l'attore. Io pensavo che tu fossi un ubriaco del set, e a un certo punto ho pensato addirittura di cacciarti. Ho detto: meno male che non l'ho fatto perché ho detto soltanto perché io qui non conto niente perché sennò te avrei preso per un occhio e te avrei sbattuto fuori dal set <ride> quindi, quindi sì, questa è una cosa in realtà la faccio e poi su tutto il mio fall'amore l'ho fatta particolarmente cioè, ho fatto un bel casino anche alla truppa andavo, gli toglievo i cappucci, alzavo le zip facevo insomma mi divertivamo. Pensa che Claudio Santamaria una volta mi ha detto ma perché non resti sempre Vincent? <ride> io gli ho detto ma, <ride> <ride> ho detto, Beh, ma te fisica... non, perché perché non puoi essere sempre Vincent? Sì, anche perché, ripeto, è un, è un lavoro fisico quello che fa Giulio, fisico e, e, e porta questa sua fisicità. Quando vedrete il film, lo capirete dentro i personaggi e dentro il film, quindi rende, rende come, come dire demanding, rende impegnativo da un punto di vista fisico il rapporto con Vincent in tutti, ecco perché lì uno si rende conto che è un grande attore per come si muove, d'altronde però osservate anche solo in security. Che è un ruolo meno totale di tutto il mio forno amore. Guardate, Branno, come esce da una macchina, come scende da una macchina, insomma, vabbè, è lì che si vede l'attore di razza, secondo me. Piccoli mm. gesti, grandi cose. Eh, Giulio, mi raccomando, mantieni questa cosa perché ce l'hai, ce l'hai assolutamente. Significa che sei un attore molto serio, ti concentri su ogni singolo aspetto e sai che ogni cosa è importante. C'è cioè, chi ha conosciuto Gabriele come Giulio lo conobbi a Milano anni fa. È veramente un regista paterno. Non potevi scegliere meglio come spezzamento, soprattutto ha svezzato grandissimi mm. attori sì. e pranno the Last One va bene, ce lo ricorderemo e se lo ricorderà mm -hmm. Giulio, e ce lo ricorderemo tutti. Va bene, Giulio, con quale attore italiano ti piacerebbe lavorare? Bella domanda. Bel allora, punto. se non avessi paura di sfigurare esageratamente, mi piacerebbe lavorare con Germano perché eh sì, ho un debole per lui l'ho detto più volte, infatti adesso insomma, non vorrei fare della piaggeria però devo dire che Germano sono proprio affascinato dal suo lavoro, mi, mi piace tanto come attore e, e mi divertirei molto a lavorare con lui oltretutto io l'ho conosciuto in d'argento. è stato bellissimo perché io l'ho visto e ho detto meglio ah, Germano, no? ero molto contento di vederlo perché ti ripeto, ho, ho molta stima di lui e lui si è avvicinato a me e mi ha fatto. Scusa, tu sei Giulio Pranno? E io cioè, io tipo lì: incredibile. Io, io sì. E tu sei scusa? Prima <ride> di No, mi ha fatto dei bei complimenti. È stato veramente molto carino. Quindi con lui mi piacerebbe tanto lavorare. Sareste per perfetti mm. eh, in antagonismo? Sì, uno mm. contro mm. l'altro, come facce, come attitudini? Sarebbe, potrebbe essere una bomba. Va bene, stiamo in Brodo di Giugiole, vicino a... E um, di Cristian che ci dici? Allora, ah. di Cristian che ci dici? Io, va bene, dai, dimmi te, dimmi te. Ti dico subito questo, che è un attore di un professionismo fantastico. Veramente io, non so, purtroppo sai, ti si creano anche dei pregiudizi quando non conosci appunto la persona, ma vedi solo l'attore. Io pensavo comunque... Essendo una star di quel livello lì venendo da, da, dal papà che ha avuto, eccetera, eccetera, pensavo che fosse uno di quegli attori di cui si dice: no, se la tirano sul set. E invece è, era di un professionismo imbarazzante io non l'ho mai visto lamentarsi. È stato seduto, cioè, ci sono stati dei giorni che lui è stato seduto anche quattro ore sulla sedia, ma composto senza dire una parola, si fumava la sua sigarettina, faceva due o tre battute, però veramente è stato, stato bravo bravo poi è arrivato lui, è arrivato all'ultimo in, in un cast che si era già, già era molto consolidato no? e lui è arrivato a girare questi tre giorni e si è inserito magnificamente tra di noi, quindi veramente Christian è un grande, devo dire un grande, tra l'altro è bravissimo in questo film, perché io l'ho visto recitare dal vivo davanti a me e io ero già rimasto cioè proprio spiazzato, ho detto cazzarola, cioè, immaginavo che bravo eh? perché comunque è uno che ha veramente tanti, tanti anni di esperienza, però, sai, quando te lo ritrovi davanti e lo vedi recitare così bene è una cosa proprio bella. Bella peraltro. Il ruolo di Desica è geniale, sufficiente, geniale la sua sì. scelta perché crea un grande sconcerto in noi spettatori. Eh, accetta la sfida di rappresentare il comico Becerone odiato da Barney che è il nostro padre perché Barney. Il, il film ci manipola molto noi siamo a favore di Barni, poi arriva Cristian e mette in crisi tutti, soprattutto Giulio, anche se poi è proprio uno scontro tra titani, perché Giulio Giulio Pranno nel ruolo di Giulio Zappa porterà una sorta di eh, lotta politica eh, in un modo molto forte, eh, non voglio svelare troppo, però proprio contro il Celli di Cristian De Sica che però è estremamente convincente quando fa anche le sue analisi degli stili comici e dei pezzi, insomma, ragazzi, è un filmone. È un filmone complesso filmone. perché è complesso perché i ruoli e le pedine di questa partita a scacchi sono sempre si possono leggere da tanti punti di vista ed è un film assolutamente disorientante anche e quindi è molto aperto alla complessità della vita e del lavoro Dell'attore che De in questo è usato benissimo da Salvatores. Eh, vabbè, Giulio, eh, se domani ti dovesse chiamare un regista americano proponendoti un ruolo da protagonista nel suo prossimo film. Chi vorresti che fosse? Troppo facile, Tarantino, ok. Pranno risponde Quentin Tarantino <ride> benissimo, domani andrò a vedere comedians. Ah, la, ne abbiamo preso uno, Giulio, fantastico. Bravo, bravo, Microsous. Bravo, Mickey Mouse 2021. C'è sta questo qui. Anzi, c'è sta questo qui. Vedrai, vedrai che roba te fa e vedrai, e, e vedrai che, che, che strani lavori ti fa in testa anche i comedians. Ci penserai molto. Aggiù un copione, te lo porto io. Va bene, porta il copione, manda il copione. a cattone. Eh, che a cattone sarà... dopo. Ti lasciamo la mail dopo, così puoi girarci tutto. <ride> ti piacciono mm. i film Marvel, Giulio? Ma io non sono, no, non sono un grande fan dei, dei supereroi. Ho amato tantissimo i primi Spider-Man. Ma dopo quelli mi sono, mi sono proprio fermato. Che poi non sono neanche Marvel. Mi sembra Spider-Man, sì. no? Ma, ma Spider-Man è Marvel, no? Però sì, sì. gli altri film Mar Marvel non li ho mai seguiti. Devo dire, non ho, non ho mai nutrito molta passione per i film di supereroi. Ecco, pensa se molte chiama la Marvel. Giulio, eh, mi raccomando, ah, la, la me devi chiamare. Devi accettare, devi accettare sono 12 milioni come minimo quindi accetto subito <ride> sa tutto Pranno, sa tutto ci sta pure portando nel tariffario degli attori, ragazzi ma vi rendete conto? <ride> Pranno, abbiamo fatto bingo a quel punto possiamo fare Beckett Ionesco, ce ne fottiamo uh, il cazzo proprio no, certo a... ma, a quel, punto, Io... ma non... a quel punto ce li facciamo noi i film, che ci frega Giusto, a quel punto puoi fare come Maneskin, cioè puoi tornare a recitare per strada, Giulio, che secondo me a te ti verrebbe benissimo. Senti, ma la clowneria uh -huh. che tu rappresenti benissimo in una chiave molto aggressiva, eh, perché ci sono tanti tipi di clownery, ma tu l'hai fatta perché sembra che proprio. Yes l'ho fatta eh no, con... racconta, raccontami scusa dai guarda è stata una delle esperienze più fighe in assoluto tra l'altro mi ha detto questo Fabio... quanti anni ce avevi, Giulio no l'ho fatta per il film per prepararmi al film ah no. l'hai fatta per eh, no, no, raccontami dove l'hai fatta e come l'hai fatta e con chi l'hai fatta allora eh, ci sono soltanto due posti a Roma che fanno clownerie uno non mi ha risposto al telefono l'altro mi ha risposto <ride> Quindi mi sono presentato da questo insegnante che si chiama Fabio Cicchitello, se non sbaglio il cognome, Cicchitello, Cicchitello, insomma, simpaticissimo, carinissimo, un tipo che tra l'altro per comedian sarebbe stato no perfetto di più. Poi lui mi ha raccontato, insomma, che conosceva molto bene tutto perché lui aveva fatto anche Zelig. Eh, una persona carinissima. E ho, ho scoperto questo mondo incredibile della clowneria. Perché, sai, quando uno è ignorante, no? Eh, e non sa. Si sì, immagina il clown che fa i palloncini alle feste all'incirca o che al massimo fa divertire la gente al circo, ecco il clown non c'entra niente con tutta questa roba qui. È un lavoro di ricerca della verità, eh, perché il clown quando entra in scena è un bambino che sta, è nato in quel momento sul palco per la prima volta, quindi si deve stupire di tutto, non ha assolutamente idea di come funzionano le cose. Quindi tu, se ti trovi, non lo so, adesso dice una lampa, se ti trovi una lampada davanti. Tu devi rapportare con quella lampada, non sapendo, non, non, non considerando che tu effettivamente sai che cos'è una lampada, sai come funziona. Quindi, per esempio, la lampada, non lo so, la potresti accendere con i piedi, perché in quel momento devi sentirti libero di fare esattamente quello che, che il tuo corpo ti spinge a fare. E il mio insegnante mi ha detto che io ero molto portato per la clownerie, e io ripeto, mi sono divertito tantissimo. C'è stato un esercizio fighissimo che mi ha fatto fare con un palloncino: tu metti un palloncino sotto il sedere. E poi lui ti dice: muoviti, muoviti, muoviti muoviti con questo. Tu sai che prima o poi esploderà, però non sai quando esploderà. E siccome eh, sai, quando cerchi di, 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 di fare quel lavoro lì. Sei molto concentrato effettivamente a lasciarti stupire e tutto, quando è esploso il palloncino, che non esplodeva, io continuavo, eh. Non esplodeva, non esplodeva. Nel momento in cui è esploso, io sono rimasto agghiacciato, non so perché sono rimasto immobile, fermo per almeno un minuto. C'è stato lui che si è alzato e ha detto no vabbè questa roba se la portavamo sul palco era fantastica, cioè questo minuto tuo di silenzio dopo che è esploso il palloncino e dici ma che cazzo è successo? È stata una roba no veramente fighissimo, clonerie è una roba che mi piacerebbe veramente continuare se, se capitasse l'occasione. Purtroppo non, non c'è tanta... tanto mercato quindi sai anche un po' una roba, una roba difficile. Poi adesso, vabbè, co come sappiamo, non so a meno idea, che eh. Giulio non ti eh. arrivi a meno che non ti arrivi un copione eh. su, su un giovane attore che vuole fare il clown. La figo, eh, sarebbe figo. sarebbe verrebbe figo. Joker, potrebbe eh. essere il nostro Joker. Beh, beh sai, comunque, anche questo, anche su questo film ci avviciniamo in qualche modo. No, quando io sono truccato da, da clown, c'è un po' di Joker quindi. Probabilmente non lo so, non lo farei per non ripetermi troppo. però, però sì, sarebbe comunque una roba molto interessante. Ma pensate, pensate che vabbè, basta. Ok, eh, stiamo fantasticando, stiamo immaginando con un grande attore tutti i ruoli possibili che potrebbe fare, è molto <ride> bello. Eh, ma adesso lo lasciamo perché se no ce lo spopazziamo fino alle 11. E, mh, cosa ne pensi di Beatrice? Beatrice è, è, oh, è venuta a. Lo so, lo so, l'ho vista l'intervista con Bea. No, Bea, io l'adoro. È, è un'attrice bravissima, tra l'altro, fra i giovani è una di quelle che mi piace in assoluto di più. E... Ci ho lavorato su Security e lei è proprio, non lo so, eh, io gli voglio tanto bene. Ci sentiamo ogni tanto, ci scriviamo, ci mandiamo qualche messaggino, soprattutto io a lei, in realtà, <ride> a lei meno a me purtroppo. E, no, sto scherzando. E, no, siamo rimasti in contatto eh. <ride> e devo dire, devo dire, devo dire che, che Bea mi, mi piace molto. In tutti è, i una sensi, è, è una grande una attrice. Gra è una grande attrice, sono d'accordo con te. Sugli indifferenti mi è piaciuta tantissimo, infatti appena dopo che l'ho vista gli ho scritto subito, oltre al fatto che è molto bella su quel film, l'ho trovata veramente bella, brava ovviamente in primis, ma anche molto molto bella. È una cosa che sì. lei può anche nascondere, esatto. Sì. Per esempio, in, se in sì. security, mh, non, non, uh, lei non lavora in quella direzione e tutto il comparto non lavora in quella direzione, nonostante sia molto carina, ma perché si deve andare in un'altra direzione. e La lo regge benissimo esattamente come Beh, in zero perché. fa come in zero fa in zero fa tutta altra cosa. Insomma, eh, sarebbe bello un film con voi due, una, una grande storia d'amore, un po' alla come eravamo oh. di Sidney Pollack. No? Eh, sarebbe splendido. Ah, sarei pronto, prontissimo. Con me. Veramente mi piacerebbe tornare a lavorare. Va bene, ragazzi. Eh, sto riadattando Waiting for Godot per un corto. Quando vuoi, sono perfetto per il ruolo. Dico, eh, questo è, è bei che ti hanno proprio nelle ossa. Va bene. Quindi, eh, vabbè. Eh. Eh, Nino Cook, anche lì eh, Nino Cook, anzi eh, contattare eh, Nino Cook, contattare Prannos Agency. Eh, ma Salvatore, se si è innamorato di Trieste, lì aveva girato anche il in... eh? ragazzo invisibile. Soprattutto dei ristoranti te... di Trieste, penso che si è innamorato <ride> Gabriele. Ma <ride> ah, che è un magnone? Cioè, sembra... Oh, un eh, ma guarda, è una, roba, è una roba incredibile quanto mangia. È veramente imbarazzante, <ride> eh, infatti, guarda, ma un andai... filo è! ma rimortarci so. su, quindi è uno di quelli come mia moglie che sta di là, cioè è uno di quelli che mangia all'alto forno mentre noi. Io almeno levito proprio in un modo mm -hmm. ma rimortacci sua. Guarda, sono indeciso se è più bello andare al ristorante con Gabriele o farci film, non lo so, devo, devo ancora capirlo. Ma questa, allora, cioè, farci farci grazie all'ennesimo scoop di questa intervista: che pranno. cioè Salvatores magna come uno sfondato. <ride> eh, va bene, ragazzi, lasciamo Giulio perché è stato veramente fin troppo generoso. E mi raccomando, sì, Giulio. Faccio, fammi vedere bene sta maglietta. Che, che, che maglietta è? Fammi vedere bene: che mi ma stanno. Mi prendono tanto in giro per queste magliette. A me mi piacciono, che ti devo dire? Oh, eh, ma è un lemure, <ride> Beh, sì, è un lemure. Le... <ride> Pranno tu stai fuori di testa, io ti amo. Tu stai fuori di testa. Io mi sono innamorato di te. Con... Anche tu, non scherzi, eh Francesco. Infatti, eh, ci troviamo vabbè. bene. Ci troviamo eh, bene insieme. Sì. Sarà l'inizio di una lunga inimicizia, Franno, ragazzi. Eh, grande Giulio, grandissimo Giulio! Eh, è veramente raro vedere un attore. È, è stata una fortuna per Giulio che umilmente l'ha riconosciuto, ma io dico che ci vuole qualcosa anche per andare a fare qualcosa. Queste cose così particolari e pranno questo qualcosa ce l'ha tutto il mio folle amore eh, fu sconvolgente per tutti noi che lo vedemmo a Venezia, eh, perché poi appunto c'è un dibattito molto forte come tu sai. Ti vedo molto colto negli Stati Uniti d'America c'è un dibattito fortissimo. Questa settimana esce un film e c'è il dibattito fortissimo con un'attrice che ha una disabilità fisica. Mm -hmm. Negli Stati Uniti d'America c'è un dibattito fortissimo. Che tu sai, Giulio che eh, fa parte della contemporaneità a volte lancinante, che ci sta molto coinvolgendo a tutti noi, a noi critici, ai registi, a voi su, su, eh, può un attore non affetto da autismo interpretare un personaggio affetto da autismo. E io posso dire sì, lo può fare. Noi possiamo dire sì, <ride> lo può fare perché Pranno, ragazzi, l'ha fatto e l'ha fatto alla grande. Eh, Giulio, non te voglio più mollare. Dimmi, senza svelare niente, se c'è qualcosa a cui stai lavorando. E dacci un indizio, facciamo come un giallo. Se non ce lo puoi dire giustamente, non ce no, lo posso, dire, posso ma dacci dirlo. un indizio. No, okay. posso dirlo. Allora, eh, ancora ci sono un po' di progetti per quest'estate che si sta pensando se farli o meno. però mi si rivedrà al cinema con la scuola cattolica di, di Mordini. Non posso dire di più. Però ho, ho un piccolo ruolo, però molto figo anche lì. E quindi insomma, via incrociata! Che capelli c'ha? Dimmi solo i capelli. Giulio, <ride> capelli. Eh, sono, sono rapata a zero lì, <ride> rapata a zero <ride> brando. E con le sopracciglia unite, no, vabbè, io non dormo stanotte. Come con le sopracciglia unite, eh, basta, basta. Mi ha detto, oh, non Mirko, capo, no? Mirko. abbiamo gli scoop di pranno. Dobbiamo pubblicare subito <ride> un articolo. Taste. Mirko, fantastico. Va bene, bene, Giulio. Veramente. Giulio sei stato fantastico. Siamo stati Grazie. a chiacchierare quasi 40 minuti e ti bacia e ti abbraccia. E mi ammazza se non te lo dico, Francesco Castelnuovo che è un mio ah, carissimo amico, grande, che, che, che ho sentito eh, oggi pomeriggio gli ho detto, ma lo sai che c'ho Giulio? Gli è DVD, assolutamente, anche Francesco si innamorò di Giulio, andò a fargli, fu uno dei primi giornalisti ad eh. andargli a fare un'intervista, eh, perché si fissato, perché so, quelli della vecchia scuola come noi, insomma, la, la, lo riconosce, il ceppo buono si riconosce, il materiale, <ride> e quindi Francesco oggi ci parlavo, e mi ha detto no Giulio me lo devi baciare abbracciare, hai capito che effetti che fai sui critici sui giornalisti però no, sta succedendo qualcosa mi raccomando poi è ovvio che la carriera di Giulio sarà lunghissima perché lo so che sarà lunghissima e magari qualche cosa um, ci piacerà di meno però comunque vada Giulio veramente un inizio col botto complimenti per l'attitudine, complimenti per il carattere complimenti per la maglietta dell'emure che sta su cos'è quella cosa Giulio quello um, per saltare come sì, si chiama il, sal eh, il saltarello pensando, come, ma non mi viene in mente cazzo non si so. chiama Giul eh, va vabbè, comunque sì, va bene eh, potrebbe essere un grandissimo clown un po' lo è in un momento struggente di Comedians dove è struggente tutto il personaggio di, Giul di Giulio Zappa con Giulio non... vedrete che Giulio vi disorienterà perché non saprete mai quando amarlo, quando odiarlo, quando affezionarvi a lui, quando prendere le distanze. Giulio è continu... Giulio Branno, Salvatore, se tutti fanno un lavoro con Zappa di continuo eh, repulsione, termine che viene usato da Celli per descrivere Giulio, il personaggio di Christian De Sica, e attrazione. È molto affascinante il lavoro che si crea tra noi spettatori e Giulio Zappa. Credimi Giulio, da critico cinematografico vecchio non capita tanto spesso di, di aver provato questa, questo rapporto molto interessante con una prova attoriale quindi ti faccio grazie ancora mille. i complimenti. Grazie, Un abbraccio grazie a tutti, di Bethesda per la bella intervista. E spero che ci risentiremo presto. Salutami Francesco Castelnuovo. Va bene. bene, ci rivedremo prestissimo. Adesso puoi staccare, ciao. io rimango da solo qui a commentare l'intervista. Ciao baci, Giulio, buona serata! Che meraviglia ragazzi, che meraviglia, questo mi piace, questo, questo è forte. Vabbè, ok, eh, il termine ripugnante viene usato nei confronti di eh, Giulio Zappa da eh, Christian De Sica nel, nel ruolo di Celli, il eh, pericolosissimo e potentissimo antagonista del, dell'insegnante idealista della, della scuola serale per aspiranti comici che dovrà segnare il destino vera, ha detto questa cosa è vera di Paolo Rossi che si chiamava Zappa quindi certo c'è questa passione per Frank Zappa e quindi c'è tanta musica il eh, Bonadei, ha il look di Nick Cave Giulio ha il look eh, di ovviamente dei prodigi eh, dell'unico e solo Flint dei prodigi che ci ha lasciato Firestarter abbiamo fatto vedere adesso rifacciamo vedere appunto il look cercato per Uh, Giulio Zappa uh, di Kit Flint, va bene? Che non, che non è più con noi, eccolo qua. E um, voilà. Eh, basta perché poi Comedians, se no lo, lo, lo esaurisco anche troppo. E se andate a vederlo, appunto, ditemi che cosa ne pensate. È nei cinema, uh, siamo reduci da questa intervista molto bella con Giulio Branno. Adesso facciamo una carrellata finale su tutto ciò che è. Um, film e non solo in questo momento vorrei dire che vicino a comedians un'altra ottima uscita in sala di questa settimana è Run di Anish Shaganti che chi è è un regista molto giovane appena trentenne veniamo da un giovane artista come verranno questo è un giovane regista e, e com'è il tipo Bonzo fa speso i vostri commenti come tipo Bonzo e e Shaganti è un regista di origini indiane che lavora con, un regista, con uno sceneggiatore di origini armene e una produttrice di origini armene. Stanno creando un bel gruppo e hanno già fatto l'ottimo searching in cui un papà cercava la figlia scomparsa. E cercandola non la, eh, non la riconosceva più indagando la vita social di questa sua figlia. Un film molto buono. Un giallo con tanto adesso se lo faccio, esce fuori tutto. Vabbè, insomma, con tanti. Si sente? Con tanto di queste, mo spingo, spingo, Con tanti di questi suoni, con tanti di questi, ehm, diciamo in sound design, effetti del, di tastiere, ehm, mouse, click, eh, tasto destro, tasto sinistro. Searching ottimo, film del 2018. Con Ra, ed era un giallo. Con Run ha fatto un film più analogico. Searching era un film come Catfish, che mi piace tantissimo con il documentario, quello era un film di finzione. È un film che inquadra tantissimo questo, no? quindi è un computer screen thriller anche se era, Sostanzialmente noi dovevamo capire se, se il papà eh, sarebbe riuscito mai a trovare la figlia, e lui eh, diciamo, faceva un'indagine e rimaneva sconvolto dalla vita social, dai, dai misteri. Quindi era Catfish in versione drammatica, eccezionale. Catfish come, diciamo, l'emblema, voi sapete, è diventata anche una serie televisiva eh, del mistero della rete, no? È diventato, è un modo di dire, eh, di ciò che si scopre, no? Andando sui social rispetto a, alla realtà. Run, che cos'è? È un film molto diverso, ma c'è sempre Hitchcock. Quanto Hitchcock c'è, l'abbiamo ricordato tanto anche per Pak Chan-wook, che è stato folgorato sulla via di Damasco da Hitchcock nella versione della donna che disse due volte, no? <coughs> Voi mi avete detto giustamente durante la monografia di Patchamook, e eh, vabbè, ma eh, perché ti stupisci? Perché, non, perché Hitchcock, è... cioè, sappiamo che Hitchcock è la sorgente da, a, dalla quale continuiamo a bere sempre, sappiamo che è l'albero tolkieniano eh, immortale al centro del giardino, eh, sempiterno, perenne, però a volte come sempre capita amici miei ci sono momenti in cui viene men è meno prorompente ancora la sua presenza e, e momenti in cui è prorompente questo è un momento prorompente di Scocchiano perché da Shift di Alessandro Tonda la donna alla finestra di Right Netflix con Amy Adams a Run di Anish Sciaganti, è proprio incredibile il, diciamo la questa radice cicchiana. E qui che cosa c'è? C'è il sospetto, c'è la finestra sul cortile e c'è questo rapporto madre-figlia, la grande semplicità del bel cinema. Sciaganti mi piace da morire perché è semplice, eh, che non vuol dire semplicistico, anzi tutto il contrario, è un c'è una grande sapienza cinematografica in lui. Perché madre-figlia, appunto, parlavamo con eh, parlavamo con eh, Giulio di questa Apertura, diciamo, uh, attoriale che un tempo non ci sarebbe stata, tranne la Matlin di Figli di Dio Minore, che peraltro era presente. In questo momento non a caso, eh, di discussione, di dibattito interno, no? a che cosa noi concepiamo ancora come cinema, a cosa deve essere il cinema, eh, l'attore disabile che interpreta il disabile. Eh, in questo caso c'è Kira Allen che ha realmente è realmente un'attrice una, un splendida in carrozzina perché ha gli arti inferiori eh, paralizzati, che interpreta questa figlia molto malata di Sara Paulson. Come si chiamano i personaggi? Chloe, la figlia, la madre Diane. E guardate, Run è un film eccezionale perché noi non è un giallo, è un thriller, perché noi scopriamo abbastanza presto l'inghippo, mentre invece Searching è, lo scopriremo, dov'è? Dov'è? Chi l'ha vista? Chi l'ha vista? Telemago. Vabbè, questo è caro diario, ne ho Mio marito, che è una donna, starà sicuramente rivedendo chi l'ha visto, anche se è giovedì, perché ieri... Perché ieri non ha visto chi l'ha visto? Era ieri che l'ha visto. Vabbè, oh. comunque... <coughs> eh, ah sì, perché c'era la partita di basket mia, che c'era la finale scudetto. Detto ciò, eh, in questo momento sempre Hitchcockiano perché Hitchcock è la base proprio è il padre di tutti noi, è il padre soprattutto di tutti loro del cinema beh insomma, run guardate che cosa fa con delle scene ripeto semplicissime, sempre per non citare sempre i registi che non amano, che complicano per, per nulla praticamente creando solo equivoci e, 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 e sviamenti proprio invece qua è la semplicità una madre, una figlia, tanti anni insieme, una malattia, e poi azione, l'azione deve essere sempre scritta, questa è un'azione scritta in modo prodigioso, l'utilizzo della sedia a rotelle. C'è una sequenza eh, che è, secondo me è già storia del cinema dentro Run in cui ehm, Anish Shaganti usa la sedia a rotelle e La fuga e usa la sede rotelle con la fuga da un cinema, peraltro, quindi è una scena molto bella. Ok, e questo è eh, questo filmone pazzesco che esce in sala. Non è freschissimo, ragazzi, è, è uno di quei film che erano rimasti un po' intrappolati con la pandemia, però ripeto che bomba assoluta c'è chi si rivede io mi ricordo lo shock che su Odeon lo fecero ero bambino io eh, ero proprio bambino io mi ricordo che ho passato 20 giorni che balbettavo perché ero pazzo mi vedevo qualsiasi cosa in televisione non vedevo i cartoni animati da piccolo sono l'unico della mia generazione che non ha mai visto un cartone animato giapponese e ne sono molto fiero ero pazzo perché mi vedevo la Croce di Ferro dei Peckinpah e poi... E poi eh, sì, lo facevano, capito. Poi i miei erano un po', un po' troppo libertari i miei, no? E quindi mi misero questa televisione in camera e, e la cazzi amari proprio. Perché non me vedeva nessuno mentre vedevo. Eh, mamma mia. Sono d'accordo. Un gran film. Un film molto, molto, molto duro. Lo fai vedere oggi a. a, a vabbè. E. Eh, uno dei clash abbiamo parlato tantissimo di musica grazie perché mi sembrava giusto uh, uno dei clash quindi, non, che conosce benissimo l'italiano è la clowneria italiana di <ride> un critico di merda e di un grande attore si è abbonato a The va bene che grazie bellissimo uh, tutto merito di Giulio Pranno uh, ma questa polemica non nasce a causa dei pochi ruoli che questi attori possono ricoprire? sì insomma una nuova polemica Mirko c'è una nuova polemica no più che altro è una non è una polemica, è, una, è, una, è un cambiamento eh, che genera più che polemica, genera un, un possibile legittimo sconcerto, come tutti i cambiamenti, quindi una reazione rispetto a, a, a una diversità. E, e certamente questi attori, hai ragione, non avevano accesso prima a, a certi ruoli e Adesso eh, Kirallen magari questo ruolo non l'avrebbe mai avuto, e quindi è interessante, è interessante. È, è una questione molto complessa che puoi leggere da tanti punti di vista, come quasi tutto quello che sta accadendo in Nord America. Di nuovo, eh, che magari a volte no. Io faccio anche dello humor come al solito, molto sgradevole come sono io. Eh, sul fatto che noi italiani proprio non lo capiamo no? quando leggo l'indignazione dei cinefili italiani ma perché non capiamo proprio perché non siamo quella società non siamo quella società che è una società portata nel campo cinematografico a un concetto anche di elite e di spinta imperialista di concetto cinematografico quindi eh, è sempre un po' la scena di Brian di Nazareth insomma chi critica è un po' lo schiavetto che sta ai bordi dell'impero e che non capisce diciamo il gioco del potere Dell'immaginario che fa parte anche, che, diciamo, che loro vogliono portare avanti e che portano avanti da tanti anni e che, e questi discorsi possono assolutamente interagire al loro interno ed essere molto rivoluzionari. Questo non dovrebbe non dovrà vietare mai per noi appassionati di cinema tradizionalisti eh, la possibilità che Giulio Branno interpreti una, un personaggio affetto da autismo. È stata una un qualcosa. Che, per cui si è parlato anche per music di sia come film, ehm, ma insomma è un argomento molto interessante. È un argomento molto interessante che io sono molto da analista, sono, seguo con grande interesse e, e mi pongo delle domande. Mi pongo tante domande, e quindi non è, non è così facile proprio da, da, da risolvere. E quindi è affascinante e ci riguarderà tutti molto da vicino nei prossimi, per i prossimi anni. E detto ciò ripeto certo veniamo dalla, dalle grandi tradizioni di Daniel Lewis eh, ovviamente Tom Hanks per Forrest Gump quindi eh, il monologo di, eh, il monologo il monologo geniale di Robert Downey Jr di Tropic Thunder di Ben Stiller eh, in una chiave satirica su, su, su come scegliere il ruolo del portatore di handicap della persona affetta da autismo e, del, e come differenziarlo per andare a vincere l'Oscar, o qualcosa di scritto in un modo divino. Scritto in un modo divino. Va bene, ehm, io dopo tantissimi anni ho rivisto Nuovo Cina Paradiso, è sempre un grande film, ma ammetto che l'ho percepito in maniera diversa: emozioni contrastanti. ma eh, però. Sì, ragazzi, però andate al cinema. Cioè Conjuring, qualcuno l'ha visto. Conj cioè il cinema ora. Eh, Ci state andando al cinema? Ci sta Comedians con Giulio Branno in sala. Dobbiamo tornare al cinema. Ringraziamo Scogliattolo Super 1, 2, 3. Ok, eh, Run eh, se volete andare a recuperare Run di Anish Shaganti, se vi è piaciuto. Searching 2018. Guardate questo qui che cosa vi combina. È un regista da due film, da, da due film in, cioè da un film ogni due anni, non male. Ci ho parlato al telefono, ho fatto un'intervista proprio per The Taste. Bella storia quella di Anish Chaganti, scoperto da Timur Beppanbetov ai tempi di Searching. Poi, signori miei, se, se è un thriller, è un thriller classico, è un thriller semplice, è un thriller bellissimo. Ran, anici sciaganti, madre figlia, che, che succederà? Eh, Kira Allen mi piace, è una sorta di Adele Nel nordamericana. Adele Nel è l'attrice col broncio. Anche Giulio fa un po' il broncio, eh? Giulio lo fa il broncio ogni tanto. E anche la risata, bella la risata da matto di Giulio, eh? Eh, Il broncio più sexy del mondo, il broncio più bello del mondo, Adele Nel, in Francia. Arrabbiata, sempre molto arrabbiata, arrabbiata anche con Polanski, lascia il, la sala dei Cesar, incazzata come una bestia. Attrice magnifica, Kira Allen ha qualcosa di Adelinel, c'è questa più dolce, più bambina, però insomma c'è qualcosa che io amo moltissimo. Adelinel c'è qualcosa di Adelinel in chiave nordamericana, meno, meno, anche meno, meno, meno apparentemente sexy perché è il broncio più sexy del mondo per me è quello di adele Nel. <coughs> poi eh, old boy eh, settimana scorsa non ha mica lavorato e per... eh, vabbè eh, sì susi laude esordi alla regia non, non mi è piaciuto particolarmente nemmeno a me sono d'accordo peccato perché le favole sono belle sono importanti eh... Tutti per Uma, in sala, Susi Laude era magnifica. Lei, metti la nonna in freezer, fin difficile, non riuscito. Sono d'accordo. A me, comedian, si interessa. Mi dispiace solo non vedere qualcuno della scena di stand-up italiana. Già, che brava dell'Enel, che meravigliosa attrice! Ok, ehm... ok. <coughs> Sì, sono d'accordo. A me piace molto anche nei pochissimi, nei pochissimi ruoli di commedia che fa, perché secondo me è anche un'attrice di commedia. Ok. Uh, ok. Allora, guarda, se ti piace Adelen guarda che Kirallen Allen ha qualcosa di... Ti, ti, verrà un colpo, ti verrà un colpo. Ringraziamo Jack Tot. Ok. C'è Old Boy, amici miei, in 4K, in sala. È uno dei film di Park chan che amo di meno. Ehm, per, la, per chi ha avuto la sfortuna di vedere la monografia, e, però eh, per chi ne ha sempre sentito parlare, di voi che siete giovani, che siete generazione Z, beh insomma, può essere l'occasione di, di andarlo a vedere. Io, lo, io, io, so, io che so vecchio, bacucco schifoso, lo vedi in proiezione stampa. Magari voi non l'avete mai visto al cinema e eh, allora andate a vedere. Old Boy, ne avete sentito parlare, è un film mitico, il, più, il film più famoso di Chan-wook, a mio parere non il più bello. Poi, Gli amanti di Patricio Guzman, qualcuno c'è, potranno andare a proseguire la delicatissima linea documentaristica di questo regista cileno interessante, con La Cordigliera dei Sogni. Eh, poi, per chi ama eh, Emmanuel Devoe, un'altra grande attrice, va bene, I profumi della, di Madame Wolberg, eh, di Gregory Magne, in sala una sorta di Aspasso Condesi, la formula di Aspasso Condesi, come sapete benissimo, è stata recuperata da Green Book molto fortunatamente, e quindi classismo, poi puoi fare genere sessuale, puoi fare razza, puoi fare... Eh, era genere sessuale, razza in Aspasso Condesi, classismo, io sono padrona, tu sei il mio autista, e ti puoi divertire un mondo. Eh, è stato recuperato come formula, funziona sempre, eh, anche in Green Book, non male. In chiave Viggo Mortensen, Marshall, Ali, senza genere, senza genere sessuale eh, uomo donna, ma uomo uomo, in quel caso razza, in quel caso storia, in quel caso amicizia. E in questo caso guardate sempre la sempiterna Ciccocchiana formula di Aspasso Con Daisy del, dell'autista dell non dell'autismo. Eh, di cui abbiamo parlato con Giulio Pranno e che è stato rappresentato da Giulio Pranno in modo eccezionale in tutto il mio Follamore ma eh, occhio a questo film francese se, eh, se volete vedere appunto uno, uno scontro, anche una battaglia di sessi due personaggi molto diversi sempre con il classismo e l'idea del tu mi guidi, anzi no, tu non mi guidi tu, tu guidi eh, e io ti guido nel, mentre tu mi porti sostanzialmente Occhio che, eh, che va bene, eh, è vero, è vero, è vero, è vero, fra poco arriverà, fra poco tornerà al cinema eh, con un ottimo film, bravo, giusto, ottima osservazione. Poi detto ciò, punta sacra, chi è rimasto incuriosito anche, forse l'avrà vista questa signora, questa grande regista del cinema italiano, si chiama Francesca Mazzoleni, noi la adoriamo. E ce cioè, la spupazziamo. Oggi è nato un grande amore con Giulio Pranno, che tornerà. Beatrice Granò, ormai che è de casa praticamente. Francesca è, è già venuta due volte: due appuntamenti, uno in Twitchata come Giulio estemporanea, uno ha fatto un bellissimo intervento proprio su Punta Sacra. Eh, un bedtime, un venerdì mattina, Francesca Mazzoleni, Punta Sacra, idroscalo: idroscalo solo Pasolini, Pasolini, Pasolini. No, quando lei me ne parlava a, a cena, io le dicevo: Ma tu sei pazza. Ma tu non devi farlo questo documentario, ma tu ti vai a scontrare con Pasolini, con questa idea di Pasolini. Lei mi guardava un po' stravolta e in realtà aveva ragione lei, perché io non sapevo che cosa lei aveva in mente. Allora vedrete mare, vedrete, vedrete vento, vedrete donne, Mad Max, altalene in mezzo a al, al nulla con questo mare anche aggressivo molto poco mediterraneo quasi più atlantico vedrete soprattutto una comunità che francesca filma molto bene dall'alto dal basso ad altezza occhi eh, l'idroscalo e quindi per chi può pensare che l'idroscalo sia solo Pierpaolo Pasolini e il luogo dove Pierpaolo Pier Pasolini è stato ucciso in realtà francesca da grande regista qual è crea un'altra immagine crea un altro film e ci porta da un'altra parte e questo lo fa un grande regista soprattutto quando va a ampliare una realtà di un immaginario che noi siamo convinti già essere completa questo è un grande regista dopo che ho visto il documentario ero sconvolto infatti si intitola Punta Sacra è stato candidato al David e un ufficio stampa bravo Silvia Saitta mi ha mandato addirittura le sale ma esce anche a Roma, sta facendo un tour italiano, era all'Anteo, va bene, di Ronello Cerri, grande cinema milanese. E. 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 e mo vado a recuperare la mail di Silvia, così vi dico precisamente dove sta. Uh, dove sta Punta Sacra? Dove sta a Punta Sacra? Eccolo qua, calendario aggiornato Punta Sacra, giugno, eh, appunto Anteo, oggi, oggi all'Anteo, quindi diciamo che magari sta parlando Francesca in questo momento all'Anteo, che è uno dei cinema più belli, Art House di Milano, e, e poi domani Roma Farnese, ecco, al Cinema Farnese Francesca Mazzoleni per i domani e replica il 13, quindi anche domenica, quando io faccio lo scemo Gostetec da Carocci. Dai ragazzi del Cinema America ci sarà Francesca Mazzoleni, sia Punta Sacra al Farnese di Roma domani, e il 13 e il 12 a Ostia Cineland, che è molto vicino all'Idroscalo. bello l'ex Breda, dove Federico Fellini ha girato delle scene indimenticabili della Voce della Luna, bello. E poi il 13 al, Cine, al Caravaggio, ammazza quanta roba! Ok, quindi. Eh, chi è appassionato di, chi, chi vuole vedere Punta Sacra, che è un bellissimo documentario eh, ed è romano, si, si. Poi il 14, il 15, il 16 a Napoli, il 16 a Udine, il 24 eh, ad Ancona, vedeschi. Eh, eh, Civitanova Marche al Civitanova Film Festival con Francesca Mazzoleni il 25, a Faenza il 26. Il 28 a Ostia al Teatro del Lido. Torna Ostia. Ancora due passi da Lidro Bello. Eh, le date riportate anche sul sito del film puntasagra.com Va bene? Chi vuole vedere? Punta Puntasagra. Eh, quale regista femminile italiana ami particolarmente? Io penso Cristina, Cristina Comincini. Veramente talentuosa. Preferisco Francesca. Most, Cristina si incazza. Amo molto, molto Francesca Comincini. La trovo... Magnifica. Francesca molto timida, bisognerà lottare per portarla qui. I miei film preferiti di Francesca sono Lo Spazio Bianco, la più grande prova di Margherita Bui tutta, di tutta la sua carriera. Eh, Carlo Giuliani Ragazzo, Amori che non sanno stare al mondo, Silvia Calderoni che fa la spiegazione pazzesca su che cosa vuol dire essere donna in un paese di destra maschilista e schifoso come l'Italia. Col Rossetto e con l'attitudine crudele di Tim Carri di Dero Kiro no Picture Show. Francesca Comencini e Gomorra, serie tv, e... che è Le parole di mio padre, documentario splendido. Vabbè, Susanna Micchiarelli, ci sono tantissime brave registe. Eh, Alice Rosbacher è italiana, certo che è italiana, è la nostra IP mitteleuropea, europea. Francesca mi piace tanto, mi è piaciuto pure il suo film Warner con i ragazzini da Sofia Viscardi che facevano l'amore. Ecco, mi stanno a venire a prendere le famose ambulanze che c'erano anche in Eccebombo di Moretti. e uh, Ciao Andrea, ok. E, um, queste sono le mie registe preferite, poi uh, stiamo quasi addirittura d'arrivo. Però non mi state dicendo i film che state andando a vedere al cinema perché? Perché state sempre attaccati alla televisione? E in televisione che cosa c'è? C'è sta no, vabbè, devo dire lessi. Lessi non mi è piaciuto di Anno Older Diss, massimo rispetto, ma non mi è piaciuto. Infatti, faccio lo spiritoso in, in, nelle video recensioni che, che non si vedono se non si è abbonati, tranne i primi tre minuti, poi <sussurra> scompare il coglione, eh, beh, questo è Lessi. Ed è un Lessi, è il Lessi del 43 che dalla Gran Bretagna va in Baviera. Sai perché non mi è piaciuto sto film? Perché Lessi non è proprio protagonista assoluta, no? È, è Lessi, però no. Non ci sta quasi mai nel film. E non va bene. E quindi e poi hanno voluto fare un po' Belle Sebastien, che è uno dei film più belli con uh, cane uomo, in quel caso Bimbo mi piace tanto l'originale con Roddy, Roddy McDowell e Elizabeth Taylor che fa Sabrina qui Sabrina è una ragazzina rossa sembra a pippi calze lunghe con attitudine, con i dentoni uh -huh. però il film uh... e quindi dico hanno sbagliato, facendo dello humor idiota, come solo io so fare con il nome proprio del regista, hanno ah, con l'H proprio Older eh? Dissen Va bene? Eh, la volevamo fare? Eh, facemmo il... però la faremo, la faremo sicuramente, la faremo in occasione magari di... ecco, no, lo vedrò a Cannes, però... Eh, no, la faremo, la faremo quando uscirà, no, a settembre, la faremo, la faremo a settembre. La faremo a settembre. La dobbiamo fare. La faremo a settembre. Ok. Ehm... L'ultimo è stato Allen, visto tardi, mi è piaciuto molto bene quindi Rifkin's Festival al cinema film con i cani preferito ecco Belle e Sebastian sicuramente 2013 Nicolas Vanier è un capolavoro assoluto io vado fuori testa per quel film eh, lo dico in, in tutte le video recensioni anche nelle video recensioni di, di Francesca Comencini, io parlo di Belle e Sebastian così mi piace moltissimo tutti gli stunt del cane mica è facile fare fin con i cani cioè abbiamo provato a, fare, a farlo anche noi brutto però da critico di merda c'era rico... la radonovic ti piace la radonovic bella attrice soprattutto quando è cattiva soprattutto quando è non cattiva ho sbagliato sono stanco quando è dura quando è arrabbiata un po' adelenel e invece in quel film faceva un po' la frivola la frivola, anche la frivola è sbagliato. Faceva la, la Giuliva un po' oca. Che non è da lei perché lei ha un look da femminista terrorista. Anni '70 mi piace, e non li facciamo i fin con i cani, quello è brutto, però uh, perché il fin col cane, è un'arte, e i miei, i miei preferiti sono Belle e Sebastien, eh, quattro bassotti per un danese perché mh, mi fa molto ridere e sono ottime le gag comiche e non è facile far essere Charlie Chaplin Sasha Baron Cohen un danese e quindi um, rido tantissimo per quel film. Mi piace abbastanza Turner il casinaro. Non è male Beethoven, non è male io e Marley. Mi piacciono i con i cani. Mi piacciono abbastanza i con i cani. Perché mi piacciono i cani. Mi piacciono gli animali. Mi piace questa loro. Mi delinazione. Qua la zampa o il mio amico Patrick. Ma... Mi piace quello con Richard Gear che dice sempre: Ah, cico, quello lì a un certo punto mi aveva ipnotizzato. «Aci!» ah, Che per i verdoniani è anche il socio, no? Dell'ACI che fa... ma va che è così in bianco, rosso e verdone. Eh, però quel film mi ricordo benissimo la proiezione stampa non stavo in un momento facile della mia vita e eh, eh, infatti quel film mi ipnotizzò eh, andai a vederla all'anica una sera, era un periodo proprio di merda e c'era Richard Kirk che diceva sempre ah sì per tutto il film no? di Lasse Hallström ah sì che fece anche la mia vita a quattro zampe ma non era era, era un bimbo, non era alcane era il bimbo che stava a quattro zampe. Ah, E c'era sto cane giapponese, a no? Richard Girfa lo chiamava sempre ah, a alla, alla 146esima volta che nel film Richard Girfa. Ah, shi. Io mi ricordo. Mi... mi, mi cominciai a... Infatti lo, lo cominciai a ripetere. Poi vivevo da solo a casa. Lo, lo ripetevo da solo, vai, io so sono pazzo, insomma, sono un cinematico. Quindi quello l'acqua là, quello là con di Richard Ghì non è male. Uh -huh. Basta, poi eh, tutto il giorno che ripenso alla gag del burocrate che segna ogni parola di Loki, perché mi pare fosse un altro film. A te viene in mente: Brasil, mio film con i cani preferito, Baxter di Jerome. Buavier, però, mica male, ma ho visto a Roscio. No, eh, i gatti più difficile, eh? effetto notte, François Truffaut eh, molto difficile. Fai 5 gatti, eh, effetto notte, se stavano ammazzati Roscio. Se spara il Blu-ray di Tenet, <ride> Roscio me odia. Ok, va bene. La serie thriller che ti ha più colpito in questi ultimi anni, thriller, madonna thriller. Thriller. Beh, sono Piercer, non è male perché è thriller. Per thriller intendiamoci, è il pericolo del, del, del movimento e quindi è il pericolo dell'azione, è il pericolo nell'azione e nel movimento ci può essere il nostro eroe, la nostra eroina. Un antagonista eh, con possibilità di morte e minaccia fisica, diciamo, questo è il thriller. E Snowpiercer è molto buono, secondo me, da questo punto di vista. Eh, anche se ho perso un po' di vista la seconda stagione, la prima mi è piaciuta non poco, ma poi altri thriller. Thriller. Uh... Beh, Stranger Things è thriller anche così è horror, è fantascienza, però c'è comunque agitazione nel movimento e nell'azione del pericolo, mio Dio ce la faremo, non ce la faremo. Le porte si chiudono, il mostro arriva, non arriva. Quello, cioè, questa è la componente thriller. E... Sì, no, perché l'avevo detto prima, l'avevo detto prima di Brasil, e, e poi. Guarda, purtroppo, purtroppo, anche se aveva delle cose belle e io lo amo alla follia, a me quella di Nicolas Winding Greffen. Eh, non, non mi ha fatto impazzire. È il fumettista anarchico questo. Eh, detesto, non lo so, eh, detesto. No, no, a me se mi ricoprono d'oro, mi vedo qualsiasi cosa, ma sai perché? Perché a me mi piace, io sono arrivato a un punto tale che spero che tu non, non lo raggiunga mai. Di esposizione è come, è come le radiazioni. Io sono stato esposto. Mi sono esposto quindi è una mia responsabilità. E, e quindi non, a me piace guardare, come dice il protagonista di Amici della Luci Rossa di Brian De Palma, quindi non ho, è, è, ho un senso esistenziale. Nonché professionale, per, fino a quando riuscirò a fare questo mestiere, di, che sta scomparendo di analizzare, di vedere il prodotto audiovisivo? Quindi non... sono disposto a qualsiasi cosa, cioè sono disposto a qualsiasi cosa per, perché sono figlio dei Monty Python e di Woody Allen, e di quelli intelligenti. Quindi se uno mi ricopre d'oro col cazzo che non lo vedo, questo lo fate voi della generazione Z che. E eh, lo odio gli haters. A me non me ne frega. Tu mi paghi, faccio qualsiasi cosa perché io sono intelligente. Ok, benissimo. Eh, ti piace Kate Wislet molto? In quale ruolo l'hai preferita ultimamente? Io non la seguo moltissimo. La ricordo ottima in Titanic, però eh, beh, ce lo siamo pure rivisto. Titanic con mia moglie, ehm, che è una donna. E a un certo punto, Kate Wislet eh, eh, mi piace molto in Creature del Cielo. Ma è una, è una bella attrice, è un'attrice molto interessante. Mi piace i nomici di Ice Town, mi, mi piace, molto i nomici di Ice Town, eh, perché mi piace l'accento, l'accento, sì, sì, anche Black Mirror c'è tantissimo thriller, certo, 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 certo. certo. Certo, anzi, c'è anzi, quell'episodio del regista Andrea, tu che sei bravo, del regista di horror che viene dal videoclip, quello là con i mostri meccanici, quello là era proprio un action thriller canonico, diciamo la sequenza finale di Terminator per tutto l'episodio, mica male, che mi pare che fosse in bianco e in nero. Lui è molto bravo, fece il film con i vampiri con i denti storti, fantastico, col figlio di John Houston. E con quell'altro attore magnifico che fa sempre i ruoli marginali, col, col sangue, lo sperma, gli scassano la testa, che mi piace da morire. Eh, vabbè, comunque, insomma, avete capito. E David, il regista si chiama David, vabbè, comunque, insomma, era suo, mi pare quell'episodio di, di Black Mirror. Comunque, eh, Black Macho speriamo, io non amo molto il cinema di Macio Capodonda uh, no, The Outsider non l'ho vista uh, sono, tanto, sono molto belle le serie televisive, però diciamo, uh, non, non riesco a stargli dietro, adesso mi devo vedere tutto Sweet Tooth e poi voglio mi sono visto tutto Omicidio Ice Town che mi è piaciuta molto e come cazzo si chiama David uh, vabbè, mo Tanto avete capito, eh, era suo mi pare l'episodio con eh, quei mostri meccanici in quel mondo dove hanno vinto i mostri meccanici che ti si inchiappettano se esci fuori. In tv c'è. Un western atipico di Kelly Reichhardt, che una volta uno i miei tanti refusi <ride> con voi, figura di merda come al solito però il re, assolutamente in linea con quello che penso della mia vita e del mio mestiere, e quindi mh, la confusi, con cioè la, mh, feci un refuso. La scambiai per eh, Eliza Hitman. peraltro si somigliano un po' le due questo che mi ha fottuto. David Slade, brava, brava, vedi le donne? Chiama le amiche, portali, amiche. E, mh, First cow che non è il first anti-western western su anche l'amicizia maschile, forse gay delicatissima, no? L'orientale e due perdenti che si mettono insieme e fanno un'attività imprenditoriale. Adesso. I fratelli sisters è stato esilarante da questo punto di vista. L'anarchia, o meglio, l'utopia, il volersi bene, il lavarsi i denti, no? Basta farci. Basta mangiare i ragni di notte. Mentre stiamo, basta essere cattivi. Quello che cerca in tutti i modi di dire John C. Riley a, a suo fratello Joachim Phoenix che film è meraviglioso, era in concorso a Venezia. Che film meraviglioso. Eh, già. Ok. Allora, non è bello come i fratelli sisters, ma è in quella linea lì. Cioè, sti due si mettono a fare tipo le focaccine. Veramente, sì, sì. Si mettono a fare le focaccine. Voi dite, ma no, in Oregon tutto dobbiamo essere virili, maschi, se spalla già... Questi si mettono a fare le focaccine insieme. Si può fare, si può vivere di focaccine nel western, sembra. Eh. <ride> sembra come 8 milioni di modi di, di morire di, eh. di Seth MacFarlane, che era molto divertente. Si può essere gentili nel western, si può, si può non, non saper sparare nel western. Va bene, ok. Eh, American Gods, bravo, mi piace moltissimo, però è, è molto fantastico. Che bello, che belle le scopate, che bella lei che si inghiottiva gli uomini. Eh, quella è la donna che voglio io. Lei che si inghiottiva gli uomini, li faceva entrare. Shh, e le donne anche, perché facevano amore con tutti. Bilkis, eh, la mia preferita. Bellissima. Ehm, oh, allora, questo è stato un Larrain di Jackie. Adesso lo sapevo che mi facevate esporà. Questo è stato un Larrain di Jackie, e cioè il Larrain che rappresenta inquadra il vedovato. E di jacqueline Kennedy, figura eh, sì, futura Signora Onassis, è uno dei film che non amo. Non mi piace. A me, Jackie di La reine bravissimo regista. però la storia di Lizzie: Lizzie's Story, Stephen King, teleplay di Stephen King, romanzo del 2006 perché si prende La reine Perché. C'è questa idea di Julian Moore e di questi flash di Clive Owen, suo marito, la sua solitudine. Mi è piaciuta, molto interessante. Non è stata amata per niente. Io la trovo molto interessante. E soprattutto, da critico di merda, mi piace scoprire il ceppo. Lì tu capisci: dici, ma perché la Rain, Neruda, Tony Manero, il club? Ema, un film eccezionale, non premiato, maledetta. Lucrezia Martel sarà arrabbiata con Polanski, ma sarà arrabbiata di più con Ema, perché poi con Polanski eh, ha fatto il passo indietro. E invece Lucrezia se l'è presa con il grande Ema. Il grande Ema. Vabbè, comunque, la Rain, Jackie, mh, Natalie Portman, mh, il suo primo film in lingua inglese, Qui lui torna all'inglese, J.J. Abrams in produzione, King in teleplay, cioè sceneggiatura di King. Secondo me, assolutamente sì. Lisa e Story, e quindi grazie fumettista anarchico, eh, non è piaciuta a nessuno, è piaciuta solo a me e te. Madonna, quanta cazzo di roba, vedo. Non mi piace per niente la, la litania, che trovo sbagliata, della voce di Natalie Portman, tanto che, lo dico anche nella video recensione, da Venezia a un certo punto c'è eh, Sars, Sarsgaard che le dice, basta, quanto sei noiosa, quanto sei lamentosa, e, e, e sono quelle cose che io ovviamente... Eh, dico ecco, sono d'accordo con faccio il critico no, che fa i giochi, i critici di merda. Sono d'accordo con quel personaggio che dice alla Kennedy che perché lei è, eh, ha, un, ha un modo di parlare controproducente alla resistenza e soprattutto al piacere filmico, a meno che tu non sia uno che odia le donne come tantissimi in Italia, e quindi dici, ah, mi piace Jackie, che bello. Invece, per chi invece è sano di mente e ama molto il femminile, quel modo di, di essere petulante in una situazione in cui poi è anche una donna molto ricca che, che passa di uomo in uomo, cioè la Rain non gestisce per niente bene, infatti con Emma si è ripreso, lei passa di uomo in uomo, che sia Johnson, che sia Kissinger, cioè lei passa di uomo in uomo, va, è una sorta di questuante, questo a me ha dato fastidio moltissimo di Jackie, cioè è la Portman che è un'attrice già che non amo, ehm, ha un modo di essere che te la fa detestare, tanto che Sarsgard le dice a un certo punto e basta quanto sei noiosa e ha un modo di parlare anche mi ricordo la proiezione a venezia stavo così proprio tutta così che non va bene non va bene perché è un modo di non creare poi nessun tipo di discorso poi contro il personaggio quindi in poche parole è quando uno dice è un errore perché non è una cosa che serve a mettere lo spettatore in una posizione dialettica e di scontro anche o più che dialettica nei confronti di Jacqueline Kennedy è un errore. Ti fa rendere insopportabile Jacqueline Kennedy. Almeno pur moi. È così. Eh, oh, grandissimi amanti di Natalie Portman. Bea di voi. No, no. A me piaceva moltissimo quando era una donna, cioè in Leon. Poi lei è diventata una bambina. Quando è diventata una donna? Quando era bambina era una donna. Poi, diventando donna, è diventata bambina. Può succedere. E no, no, lo so che in Italia è molto amata perché, infatti, è appunto è così, però ci vuole un occhio, ci vuole un porco che ha dei grossi problemi col movimento metoo in questo momento. Ci vuole uno sguardo per farla essere donna, buffo, no? E poi è sempre stata bambina dopo, incredibile. Lì è la donna, poi è come Benjamin Button praticamente. Eh, vabbè. però l'importante è che tu la ami e che tu continui ad amarla a differenza di sto coglione che è sempre più stanco e sta per chiudere esatto vabbè appunto, stavamo a fare eh, mancava la battutina finale eh, t'ho fregato sono stato più coglione di te eh, lì funziona perché è una repressa adesso Poi magari <ride> domani magari è un festival capito? vedete il coglione vicino alla nave di Porta sarà perché ovviamente però lì c'è un'idea di qualcuno che capisce la repressione di qualcuno che capisce la frustrazione di, di come qualcosa sia schiacciato e di come peraltro è stata ballerina e di come questa perfezione possa giocare un ruolo interessante in chiave di eh, repressione e perché poi io sono convinto che lei è magnifica. Ci mancherebbe. Me non la conosco. Sono, ho letto tante interviste di lei. So che è un intellettuale, so che. È un, mi è piaciuto anche il suo film da regista. Anzi, mi piace, mi piace il suo film da regista. Però, mh, avete visto Giulio? No, sono, sono degli artisti, sono delle create, eh, Orson Welles li chiamava Il terzo sesso, sono molto particolari gli attori. A volte. Fanno qualcosa che loro nemmeno capiscono di fare. Io penso che in lei ci sia una compressione di una, di una forma di energia che, che Aronofsky interpreta in chiave di repressione sessuale. Se tu vedi Repulsion con Catherine Deneuve, tu vedi che lui ha fatto Repulsion con Natalie Portman. E lì è magnifica. Però capisci, Closer è, è l'anticinema per me, la scena che lei fa. Con chi? Con Clive Owen che piace tantissimo a chi non ama la donna e a chi non ama la potenza sessuale e sensuale della donna. E eh, che alcuni la reputano anche una scena eccitante, che a me mi fanno venire i brividi. Mi fanno venire i brividi quelli là che la reputano una scena eccitante. Closer Mike Nichols, Natalie con la parrucca con Clive Owen, che sta in Lisa e Story, sta, sta, che torna spesso con, nei ragionamenti. Eh, nel Cigno Nero eh sì, anche lì ti rendi conto No, la Kunis, uno dice lo sai Andrea che ci ho pensato tante volte a questa cosa e là tu capisci poi questi sono, sono creature meravigliose, ci mancherebbe però effettivamente Mila Kunis è molto brava, è molto funzionale in, nel Cigno Nero in, in dialettica Uh, sia mentale sia fisica, con Natalie Portman, no? Lì tu hai un grande regista che ha posto bene gli elementi dentro l'universo che sta mh, costruendo e, e, e sono magnifici. Magnifici. È il regista al palo, uh, benissimo. Uh, a posto, prossima puntata <ride> va bene. Uh, detto ciò. Eh, l'importante è amare il cinema ed essere sempre in disaccordo tra di noi se c'è una cosa che io detesto della contemporaneità è che non si possa che ci sia questo imbarazzo gli occhi che sgranati non sei d'accordo con me sto male questo è il fascismo e contro questo noi dovremo combattere sempre amici miei e noi combatteremo sempre contro questo quindi appunto tu ama ama assolutamente e eh, se sì, vabbè ciao Ok, benissimo. Oh, è arrivato il simpaticone. Eh, infatti, c'è stato un abbassamento di simpatia proprio a livello collettivo. Eh, baciamo anche Delfino. Eh, c'è sta il premio per te, Delfino. Mi raccomando, ricordatelo. E eh, sì, sì, l'amate voi che siete dei bambini. Allora, ehm... <ride> Va bene, eh, mi piace anche Lupin. Mi è piaciuta anche la seconda parte. Va benissimo. Eh, oh, domani parleremo di Lupin. Con ehm, mi è piaciuto Lupin, con ehm, Gabriele Torresani e Giada Mazzoleni. Non è parente di Francesca eh, perché Gabriele presenterà un suo cortometraggio. Domani è il bedtime parliamo con i, i registi del futuro bellissimo il bedtime della settimana scorsa con i registi di Anne, il cortometraggio che ha vinto il David fichissimo una sorta di photoscope america, ambientata in america una storia assurda di reincarnazione di un soldato americano scocciati questi eh ma ancora più scocciati quelli che gli hanno dato il David abbiamo conosciuto Walter, abbiamo conosciuto Domenico abbiamo conosciuto Stefano domani conosceremo Gabriele e Giada io Gabriele lo conosco già eh, Gabriele spesso commenta eh, e quindi è uno della nostra comunità di appassionati di cinema e chiacchieroni, e però Gabriele è un aspirante cineasta e quindi domani conosceremo questo lato di Toresani, ehm, questa sua dimensione, vedremo un corto eh, horror del 2012 e cercheremo di capire che cazzo sta combinando Toresani in Inghilterra con Giada, che collaborazione c'è tra loro due. Che cosa succede, come, perché, quando e quando faranno un film con nata di Portman? Benissimo, um, eh, io amo Maccio. Ma i miei gusti sono gusti divertiti su TG Casa 40. No, no, io non amo i film di Maccio Capodonda. No, mi piace moltissimo. A me, Maccio, i film di Maccio dopo 20 minuti mi voglio sparare. Pur amandolo, eh? pazzesco. Un giorno cercheremo di spiegare con le parole perché. Che mi si torna finalmente a lavorare grazie a Franco Nero e Luis Nero, ai neri non per caso i Rankserox chiamiamo Faiki e gli facciamo ringiovanire la portman di Leon <ride> Rankserox Andrea ricorda appunto che Leon è un omaggio a Rankserox Lubna, ma ce l'abbiamo Lubna Andrea? Lubna è Ileana Ileana ha quel viso cattivo no? Ileana gli metti la... Ileana D'Ambra gli metti la coda fa una Lubna secondo me Ce l'abbiamo, Lubna. E eh già, ce l'abbiamo, Lubna. E ce l'abbiamo anche Rankserox, che è Salvatore Esposito. Infatti, mo scrivo a Nils Hartmann e gli dico: Ma che cazzo, ma me l'hai promesso che devi fare Rankserox, sta serie Sky. E namo, e namo. Mangia, pregama. Esatto, ha fatto un lavoro con la Cunis, pazzesco. La Cunis poi dopo, mh, no, dopo. è questo fa capire. Donna di grande senso dell'umorismo, vedi. Uh, lei che fa i Griffin South Park che faceva i Griffin. I Griffin mi fa. ok. Uh, benissimo, benissimo, benissimo. Loki Brasil, Terry Gilliam, la burocrazia, uh, omicidia, Ice Town, Sweet Tooth, mi sta piacendo moltissimo. Ho visto due puntate, devo andare avanti. Domani ho superato le due ore. Siamo arrivati a due ore e quattro con Luca ci siamo divertiti qualche anno fa a immaginare, io lo vedevo bene come regista di Rank Xerox, eh, mi ha fregato un bellissima, una bellissima raccolta di Rank Xerox di Mortacci sua, eh, lo sai perché forse ti ricordi la tucciata con quella merda, merda di Luca Vecchi, e c'è ancora il Rank Xerox mio, capito, uno che me l'aveva regalato uno quando, vabbè, ce l'ha, c'è tipo, c'è stanno dieci copie in Italia, ce l'ha Luca Vecchi. Intanto. Sporca di sperma a casa sua. Ha fatto ha strappato le pagine per fare i filtri, capito? Bene. Oh, ma che hai visto? Che hai visto? Diccelo! E comunque ci divertimmo con Luca a immaginare un Rank Xerox. Eh, bisogna adattarlo, capito? Bisogna portarlo oggi, Rank Xerox, o comunque domani. Quindi tangenziale, Roma, dovunque cazzo te pare. Futuro... Va bene, eh, distopia che succede eh, l'androide e poi ci divertiamo. Eh. Eh, ehm, vabbè, Neil Sartman ha promesso che la farà. Sì, vabbè, poi GIG 2 pure. Ne stanno a prendere il culo tutti. Ci stiamo per salutare. Che cosa ha visto Blast LG che dice sempre di essere una donna, ma noi siamo convinti sia un uomo? Come la foglietta era perfetta per fare. Un vacante cazzuta con tutto il rispetto. No, 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 ma Miriam è magnifica. Oh. Eh no, eh, può andare bene pure Miriam. Eh. Ma la foglietta temena sì, ma Miriam va benissimo. Ma Miriam ha un potenziale, glielo devi tirare fuori, però glielo devi tirare fuori, ma lei ha un potenziale pazzesco. Baci Renata, buonanotte, ci vediamo domani, grazie. Eh, amiamo i Pils ci mancherebbe l'altro giorno The Shift e domenica Gloria Mundi. Ammazzala! Peraltro, ammazzalo, anzi, perché vabbè. E, stupendo Gloria Mundi, benissimo. Ero l'unico di Battista che gli era piaciuto, come al solito Ghedigan Gun. Lo... Poi sono sempre tesissimi nei blog di Venezia, quando c'è Gun. li vedi che tremano perché, capito? Vabbè. E, vatti a rivedere il blog di Gloria Mundi, sp film splendido, con una De Mustier, de Mustier, Alice il sindaco qui, vabbè, che gli vuoi dire a Robert Gettica. Grandissimo, ok, allora, ehm... vabbè, vabbè, ognuno ha le sue fantasie. Abbiamo scoperto anche alcune fantasie di Giulio Pranno, abbiamo parlato con Giulio Pranno, che bello che era Giulio, va bene? Che figo che era Giulio, è stata bellissima la chiacchiera con Giulio, Giulio starà con noi, starà davanti a noi, e ai nostri occhi per tanti anni, secondo me abbiamo. Forse eh, io, per la prima volta, no? conosciuto un grande attore, un grande attore del cinema italiano di oggi e di domani, amici miei, vi bacio, siete stati molto gentili e calorosi e simpatici anche questa sera. Ringrazio Mircolessi in cabina di regia con la sua lampada nuova pagata dalla Disney, lo vedi, ha fatto tutte le marchette, eh, appunto, lo vedi sta a contare i soldi, sta lì, c'ha tutte le banconote una valigetta con scritto dalla Disney eh? Hai capito? ma poi perché te? che Berni sta... Capito? perché te? che cazzo c'è dietro questa roba? Eh, 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 eh lo so, lo so che te nascondi qualcosa signori domani alle ore 11 il bedtime sempre con l'aiuto dell'ottimo e solo unico Mirko D'Alessio che è sempre un tesoro ed è, è a accudisce nonno che sbava e ogni tanto perde colpi, però adesso è tutto contento, perché è quasi completamente autonomo, tranne quando deve andare a fare pipì, l'Amma accompagna Mirko, domani Mirko ci accompagnerà, se volete anche a voi, nel bedtime, dalle 11 alle ore 13, con Gabriele Toresani e Giada Mazzoleni, conosciamo dei nuovi registi del cinema di domani, e sono belli, il bedtime, la settimana scorsa, mi sono divertito come un pazzo con Ann, e Ann è su YouTube, va bene, quindi se volete, sì, è su YouTube? Ma eh, è tutto su YouTube? Cioè, lo vedono pure quei bastardi che non hanno fatto l'abbonamento? Ma perché così generosi con queste merda? Ma, un momento di generosità. Sappiatelo, sentitevi in colpa per questo, va bene? Perché io quando ero giovane mi abbonavo, mi abbonavo a Cuore, mi abbonavo a Duel, va bene? E, e mo manco 10 euro, potete va. Ok, e con questo ultimo rantolo, eh, baci, baci. Sono passato solo per dire a qualcuno di aver visto il boy ieri sera Ale! questo mi piace, ditemi le vostre esperienze cinematografiche. E quindi nei cazza come si è nei cazza nei 9, ci sta dicendo che ha visto Oldboy Boy in 4K in sala. Una goduria, e noi lo, lo abbracciamo e la baciamo. Nel dubbio, e, e, e lo ringraziamo e la ringraziamo per questo bellissimo messaggio sulle esperienze cinematografiche. Amici, stiamo tornando in sala, raccontatemi per cortesia tutte le volte che potete, come ha fatto il nostro amico o amica Neghizalb9: eh, i vostri ritorni al cinema. Va bene? Soprattutto, Mirko, amico De Basettoni, infatti. Ringraziamo Natalì Caldonazzo, no, con Leonazzo, con Leonazzo, con Leonazzo, ma i giovani mi sbagli a capire la sì, generazione strana, ovviamente. ragazzi. A da bagno, e eh, vabbè, ho capito, e... <ride> va bene. Grazie, un bacio a tutti. Se volete, domani c'è il bedtime dalle 11 alle 13. E poi il Bad Week, il riepilogo delle notizie più belle della settimana con gli unici e soli tedeschi, Berni, Mirko D'Alessio, che è l'uomo pagato dalla Disney. Vabbè, questo l'abbiamo scoperto stasera. E, e, poi il, e poi settimana prossima, nuove appassionanti Twitchate e, e cinema, cinema, cinema. Domenica anche si torna in piazza a San Cosimato con Fensan, Otspedek, baci a tutti, one click and second click, Mirko è pagato dalla Disney, eh lo so, Mirko è pagato dalla Disney, e eh, eh, vabbè, eh, perché, e eh, non lo so, ce lo stiamo chiedendo tutti, ce lo stiamo chiedendo tutti, cioè l'unico che è pagato dalla Disney, eh, perché lui? Mistero, e con questo mistero affascinante però, sensuale come fin di David Lynch ci salutiamo e vi auguro buonanotte, one click e click se volete domani bedtime ore 11, baci ciao